Ciao! Ciao a tutti, dopo un po' di tempo siamo tornati. Come Ghostbuster. Ciao, siamo tornati. Allora, stasera proviamo un gioco non nuovo, ma un gioco particolare, a tema Halloween. Mi aggiro per la casa. Ti sembro... Te sembri un marsupiale. Te sembri un marsupiale, perché... Allora, adesso vedete la schermata del mio PC e poi abbiamo anche il gioco sul tavolo. Questo gioco è La Casa della Follia. È un gioco molto, molto particolare, investigativo. Adesso lo vediamo insieme. Sì. Adesso lo vediamo insieme e diciamo proviamo la prima parte, vero? Sì, amore, tu sei molto... Vai, passa. Poi ti sposterò il tavolo. Sei molto ottimista tu. Ma se lo lasci così io passo. Ah, belli! Yeah. Ciao Yuri ci scrive su Twitch. Ciao Yuri. Dai, che mo proviamo sto giochino. Ovviamente proviamo a fare la prima missione, quella un po' più facile, un po' più... Se no spoileriamo il gioco. Ti vedo interdetta. Ma no. Si vede solo da qui in giù se non ti siedi. Fantastico. Ma non spoiler niente. Come non spoiler niente? Spoiler le storie, se qualcuno mette caso solo vuole comprare il gioco... Io andrei per fare... Facciamo la prima. La prima è difficoltà 2. Oppure c'è Fuga da Innsmouth. Molto bello graficamente. Ciao Yuri. Non mi arrivano i blu. Alta marea meglio di no. Ovviamente ci sono alcuni prodotto mancante, perché bisogna comprare le espansioni. Noi abbiamo le espansioni di Arkham. È giusto, è Arkham sì. Ovviamente potremmo anche provare, diciamo, Tour de Force tipo 180-240 minuti. Ma facciamo in quante serate? Almeno in tre? No, beh, si può fare anche tutto nella stessa, dipende. Yuri, se stai aspettando, come si sente in generale? Sente bene, sì? Troppi frusci? Diciamo che queste sono le... Si muove lentamente questo. Io c'ho una talpa che cerca di arrivare da qui. Poi ci sono anche DLC acquistabili. L'oscurità. Una bimba. Scusate, io ci sono, ma non ci sono. Nel senso, ci sono, ma non bella, mi vedete. Bella, sono contento che funziona tutto. E sto anche registrando. Così poi, se volete, lo pubblichiamo anche sulla pagina Fappy Brain. Così rimane anche. Dovrebbe anche rimanere su YouTube in giro, così poi lo proviamo. Allora, scelta di investigatori. Noi investigatori, senza perdere troppo tempo, li abbiamo già decisi. E quindi io farò Tommy Maldon, che sta nella seconda schermata, esatto. Sì, si è disattivata. E tu invece hai preso Diana Stanley... Diana Stanley. La terza. Ammazza. La tua cos'è che poteva fare? Allora, la mia. Sì, mi stai spostando il tavolo a bestia. Sì, sarà so. Tutto storto. Poi che so uno bello puntiglioso. Non l'hai messo a posto. Allora. La mia, se stai per subire due o più errori, subisci invece un errore in meno. Ah, ok. Quindi tu tendi a. Inorrorire di meno. Bruttissima la parola. Inorrorire non si può sentire. E invece inizio la partita con l'oggetto unico Becky. Quindi se mi dai l'oggetto unico. Dammi. Stanno gli oggetti unici. Qui. Queste sono le piaghe. Impazzito. Allora, vediamo un pochettino. Vai avanti a parlare, sì. Mentre io te la... Allora, continuiamo ad andare avanti. E quindi, una volta abbiamo selezionato i due personaggi, quindi andiamo alle proprietà di partenza. Quindi, noi partiamo con Acqua Santa, Lente di Ingrandimento, Pozione Lunare, Tira Pugni Nottone, Fiamma Azzurra, Becky, che è questa qui. Allora, bellissima. Tira Pugni Pistolona. Nottone, ce l'abbiamo. Sì. Poi abbiamo acqua santa e lente. Prendi le altre da qua. Sì. Allora,
Lente acqua santa. Lente. No, sono le altre, quelle dei tre sotto. Allora, Becky già presa. Lampada d'olio e vecchio diario. Ah, bello il vecchio diario. Acqua. Vecchio diario. Acqua santa. E lampada d'olio, lampada d'olio, lampada d'olio. Lampada d'olio, a posto. Ce l'abbiamo anche questa. Io scusate, guardo in 200 schermi perché abbiamo la TV con il mi gioco fondamentalmente. Di là c'ho OBS, qui c'ho la telecamera. C'ho... Ok, c'ho il bot che mi ha risposto. Allora, ci dobbiamo... Mi sono persa l'acqua santa, allora la ricerco. Dai, cerco io, se ti vedo un po'... No, ci sono. Eccola, la acqua lente, santa. la pozione lunare. Amore, dammi metà mazzetto che forse facciamo prima. Fiamma azzurra. Sto facendo venire mal di mare, tipo. Sì. Pensa a me nel mio povero stomaco come è ridotto, va bene. Visti, cose pendenti, sentire dei piccati. Pozione lunare, manca fiamma azzurra. Fiamma azzurra? Sì, che ce l'hai tu, mi sa, perché non ce l'ho. Qualcuno che ride. No, ce l'ho. Perché? Ah, fiamma azzurra è il potere, è la, il potere. La magia. Eccola perché qua. Qui ci sono anche le magie. Ma guarda, io sono contento se i poteri te li fai tu, perché... Se i poteri me li faccio io. I poteri, ma... perché in questo gioco c'hanno sia un lato positivo abbiamo che un lato abbiamo spiegato il perché stiamo facendo questo preset successivamente, perché per ogni partita che si sceglie si parte con oggetti differenti. Ok. Una cosa che... Non sì, vabbè, detto. Perché questo è partito per essere, grosso modo, un gioco con un master, quindi un master che c'aveva il libro in mano... E leggeva tutto quanto. Hanno levato dalla prima edizione il libro e hanno messo l'applicazione che rende tutto un po' più, diciamo, fruibile, senza errori, senza che magari ci fosse la mano di qualche persona che fa un po' di diciamo di gusto personale del gioco. Ok. Allora, io direi, quindi adesso ci dobbiamo spartire gli oggetti. Esatto. Quindi le incantesimi me li prendo tu io. Tu quanto c'hai di percezione? 4. Io pure c'ho 4. Carta un errore. Allora, chi prende vecchio diario si prende anche lente di ingrandimento. Lampada d'olio che mi fornisce luce, semmai io me la mi prendo io. Io tira pugni. Ok. Carisma quanto c'hai? Mio. Io c'ho 4, te quanto c'hai? 3, ok. E scarto un errore e diventa concentrato, poi scarta questa carta, prendo io perché te c'è la cosa degli errori. Chi prende lente di ingrandimento? Quando hai fatto una prova di tiro un dato aggiuntivo. No, me la prendo io. Io percezione su 4, va bene. Ce l'abbiamo uguale. E due indizi a testa. Quest'anno indizi, ventina. Benissimo. Per te. Due. Uno e due per me. Ok, continua. Adesso c'è la voce di Maurizio Merluzzo. Bella Mau. Non sentiamola però. No, sì, sentiamo. Piano piano, ma sentiamo perché sennò rientra tutto nel microfono. Quindi. Perfino nel più grande degli orrori, l'ironia è di rado assente. A volte entra direttamente nella composizione degli eventi, mentre a volte si riferisce soltanto alla loro posizione fortuita tra persone e luoghi. Lovecraft. La casa stregata. Molto temato. Halloween. Una strana sensazione vi attanaglia quando scendete dall'autobus e arrivate nella piccola. Ciao Yuri, buonanotte. Innsmouth, nel Massachusetts. Ovunque andiate, sentite lo sguardo vitreo degli abitanti del luogo fisso sulle vostre spalle. In ogni vicolo, a ogni angolo di strada, avvertite la presenza dei residenti pallidi e ingobbiti che vi seguono o vi osservano da lontano. Siete giunti in questa cittadina portuale su richiesta del professor Harris, un amico in comune che vi ha chiesto di raccogliere informazioni sugli antenati della famiglia Marsh. Tuttavia, dopo un solo giorno passato per le strade di Innsmouth, l'unica cosa che vi interessa è lasciarvi la città e i suoi snervanti abitanti alle spalle. Controllate gli autobus e i treni, ma stranamente hanno smesso entrambi di circolare.
Quando il sole cala all'orizzonte, giungete a una conclusione terrificante. Siete intrappolati a Innsmouth. Affittate una camera d'albergo sotto falso nome e decidete di restare rintanati al suo interno fino al mattino. Una volta chiusa a chiave la porta della camera, dovreste essere finalmente al sicuro dagli sguardi inquietanti degli abitanti locali. O almeno questo è ciò che credete. Bene. Ci faranno il... Perché si può anche perdere a questo gioco. Spesso il e gioco. Volentieri si perde. Spesso e volentieri si perde, quindi. Specialmente quando giochiamo in due. L'hotel che avete trovato è una stamberga nei vicoli la stamberga nei vicoli laterali, a poca distanza dai moli. Collocata la tessera via 2, come indicato. Metta te. Ma guarda, via 2. Che bucio! Non si può dire altro. Bisogna stare anche attenti a come piazzarle, perché sennò cambia tutto il senso del gioco. Di queste, semmai me le metto un pochino di qua. Esatto. Ok. Fuori dall'hotel, la via serpeggia su per la collina fino al centro del paese. Collocate il segnalino vista come indicato. Serpeggia verso il paese. Ah, io al centro di La via prosegue verso est, oltre un negozio. Collocate il segnalino vista come indicato. Ah, mi ricordo che questa mappa è bella grossa. A ovest la via si restringe fino a diventare un vicolo che corre a fianco dell'hotel. Collocate il segnalino vista come indicato. L'interno dell'hotel è fiocamente illuminato. L'albergo ha solo una camera disponibile per pernottare. Collocate la tessera disimpegno all'ingresso, d'ingresso e stanza da letto, la porta e le pareti come indicato. Quindi, disimpegno d'ingresso e stanza da letto. Disimpegno d'ingresso, stanza da letto. Controllo i simboli, Sopra è amore, perché questa. esatto. Stanza da letto, sala lettura. Dobbiamo dividere queste qui tra un simbolo e l'altro. Stanza da letto. Mi manca Che poi questo. questa è una particolarità, perché la prima volta che l'abbiamo giocato Era diversa la era mappa. diversa perché non avevamo l'espansione. Invece queste tessere fanno parte dell'espansione, cosa molto carina. E poi vicolo sul vetro? No, L'impegno disimpegno d'ingresso. diversa. No, ce l'hai tu, mi sa. Eccola. Disimpegno d'ingresso, eccolo qui. E poi dobbiamo collocare un quadro, una libreria e Quadro. una porta. Un quadro. Una porta. Una porta. Una libreria, mi hai detto. Maybe. Eccola. Okay. For you, for me, Formentera. Yeah. È una libreria. Benissimo. Queste tiles, Non mi mettiamole sembra qui. di avere un gatto che continua a fare una sfera di Una cristallo. porta conduce fuori dalla sala, in un vicolo laterale. L'altra conduce all'unica camera disponibile per pernottare. Non vedo l'ora di Collocate il segnalino farlo. esplorazione come indicato. L'unico altro elemento degno di nota nell'hotel è un orribile dipinto a olio appeso al muro con un'elaborata cornice di ottone. Collocate il segnalino ricerca come indicato. Orribile dipinto a olio. Vi trovate in un'angusta stanzetta, questa qui sotto, arredata con due piccoli letti e uno scaffale che ospita due tomi ingialliti. Tentando di riflettere a mente lucida sulla situazione, camminate avanti e indietro entro i confini della stanzetta. Collocate la miniatura degli investigatori come indicato. Una luce filtra da una lercia finestra che si affaccia sui moli. Collocate il segnalino di ricerca come indicato. Erano due azioni a testa, giusto? Di cui una era due movimenti. Se non vado errato. Yes.
No, erano due azioni. Sì, però un'azione potevi fare due quadretti. Sì, se utilizzi l'azione movimento ti puoi muovere due caselle, salvo variabilità. Esaminate quel poco di materiale che siete riusciti a recuperare sulla famiglia Marsh fino ad ora. L'investigatore che possiede il vecchio diario, eccomi, può esaminare le prove raccolte interagendo con esso nell'app. Tutti gli occupanti della stanza trasaliscono quando sentite armeggiare con la maniglia. Qualcuno all'esterno sta cercando di aprire la porta chiusa a chiave. Collocate il segnalino in esplorazione come indicato. Chi è che apre la porta? I vostri occhi esaminano... I vostri occhi esaminano rapidamente la stanza, fermandosi sull'unica altra porta che conduce a un angusto vicolo sul retro dell'hotel. Collocate il segnalino esplorazione come indicato. Ah, già l'hai indicato. Boia. Quindi fase di investigatori, adesso tocca a noi giocare. Bim bum bam, chi... Qualcuno bussa alla porta. Chi inizia? Io te. Chi fa più stelle? Chi fa più stelle, vai. Te ne fate tre. Benissimo, iniziamo bene. Consultiamo il vecchio diario? Ma il vecchio diario, vediamo un attimo che cos'è. Cioè, tu sprechi un'azione consultando il vecchio diario? Ha risposto, sì. Ok. Hai raccolto tutte le prove che sei riuscito a scovare la famiglia Marsh. Puoi esaminarle per determinare quanto sei vicino a trovare conferma dei tuoi sospetti. Se possiedi abbastanza prove, potresti perfino essere in grado di risolvere il mistero in questo momento. Quindi questa non è un'azione, quindi lo stai guardando. È il maggiordomo! È il maggiordomo. Hai ancora molta strada da fare, quindi hai fatto una cazziata. Se intendi accusare la famiglia Marsh di qualche malefatta, dovrai trovare molte altre prove. Quindi vediamo adesso sta famiglia Marsh che cosa ci fa fare. Cioè, che cosa avrà fatto mai. Quindi hai ancora due azioni. Vabbè, cosa io dici? Esamino questo. Sapevo. Allora, una lercia finestra si affaccia sui moli. Cerchiamo, famo stazione, cerchiamo. Io mi disinteresso. È difficile discernere qualcosa in mezzo alla fitta nebbia, ma ti pare di vedere un piccolo peschereccio a largo della baia. Se il capitano di quel battello non è in combutta con gli abitanti locali, potrebbe offrirvi una via di uscita da questo paese. Ottieni un indizio, poi scarta questo segnalino ricerca. Perché alcune di queste azioni poi potrebbero... Sono inutili. Sì, potrebbero non darvi niente, se no darvi qualcosa di negativo. Quindi... Anzi, così apri e dicono orrori, ferite. Sì, la morte praticamente. Bene, hai ancora un'altra azione. Allora, cosa facciamo? Che potresti aprire una porta, per esempio, così posso almeno io mi muovo. Posso provare ad aprire questa, perché non, se faccio un movimento mi gioco l'azione. Sì, quindi, anche perché bisogna ottimizzare tutte le manovre all'interno del... Quindi io provo questa in caso tu vai dall'altro lato poi almeno. Cerco di lasciare un po' di spazio, però già lo fa il gioco. Appoggi l'orecchio alla porta e riesci a sentire che il respiro affannoso di qualcuno dall'altro lato che cerca di aprire la serratura. Chi è? Spalanchi la porta o barrica la porta? Allora, non abbiamo nulla per fare una barricata, quindi penso che sia abbastanza inutile. No. Spalanca la porta o chi è? Appoggi l'orecchio alla porta e riesci a sentire il respiro affannoso. Chi è un'azione? Quindi se lui ti risponde, sono Pippo! E poi non puoi continuare a cominciare le azioni. Quindi in questo caso uno dice, oh, c'è uno che è affannato, al massimo lo seccamo la grande, perché io già c'ho una pistola che fa 4 di danno. Tu dici, spalanchiamo la porta, ma la porta sarà chiusa a chiave. Tu dici, provi a spalancare la porta. No, forse ti fa fare una prova di forza. Vai, spalanchiamo la porta. Vai, forza, me la fai te, però va bene. Colpisci la porta con una robusta spallata, spaccandola di colpo. Ti spacchi la spalla, sicuro. Allora, in questo caso come funzionano i dadi? Spieghiamo. Allora, i dadi funzionano che una stellina è un punto di successo. Si riesce a far vedere. Una... Non si riesce. Ci sono ovviamente le...
ognuno ha una storia e ha delle statistiche. Là c'è il simbolino della statistica forza e quindi dovrà tirare tre dadi, ovviamente le statistiche vanno da 1 a 5, dove 1 tiri un dado, 5 tiri 5 dadi, e in più puoi acquisire nuove, diciamo, dei power-up, come per esempio qui la lente di ingrandimento fa aumentare di 1 la percezione. La percezione. Quindi adesso deve fare una prova di forza, quindi provando a spaccare la porta, ma con tre dadi. Diciamo che ne hai massima 2 sulle prove semplici. E i dadi come funzionano? Faccia nulla, niente, è nulla. T'attacchi. Stella, colpo andato, cioè comunque hai ottenuto il punteggio. La lente di ingrandimento. Lente di ingrandimento, puoi spendere un indizio per convertire la lente di ingrandimento in una stella, quindi avere un punteggio in più. L'assumeremo prossimamente, ragazza, per spiegare il gioco. Fare tipo l'accarezzatrice di divani o di materassi, però cioè, per i giochi a tavolo. C'è la sfera di cristallo. È il sogno della mia vita, vai. 3, non fatto. Non rubare. Bellissima! E ha fatto 3, cioè incredibile, ragazzi, cioè un tiro praticamente riuscito, quindi mettiamo 3. Conferma. La porta si spalanca con violenza e colpisce l'individuo che si trova sul lato opposto, che indietreggia barcollando. Quando la figura si riprende, capisci dalla pelle segaligna. Che cacchio vuol dire segaligna? E dai suoi grossi occhi vitrei che è uno degli abitanti del luogo. Scarta questo segnalino esplorazione e genera un mostro ibrido dal profondo come indicato. A noi di solito usiamo profondamente utilizzare le miniature perché sono molto grandi. Perché seppur l'ha rieditato la Asmode, mannaggia la miseria, potevano fare un nesso sopra le piante un po' meglio, ma non è colpa loro, è colpa di chi ha fatto questo gioco. Come indicato, bene. Allora, il cittadino si scopre la faccia con una mano e noti... Si scopre, detto! Sono dislessico, che ci devo pesante. Fare? E noti che perde sangue dal naso e dalla fronte. Figlio mio, cioè, vabbè, gli è spaccato la faccia con la posta. L'ibrido del profondo subisce una montata di danni pari al risultato della tua prova. 3. Quindi 3 danni. Allora, io adesso però, cioè, ammetto di avere un vuoto di memoria colossale. Eccoci qua. Io sono quella che c'ha sempre in mano di solito il manuale delle regole, perché ho dei seri problemi di memoria, quindi sto sempre a guardare le cose. Sì, magari non quando facciamo un playthrough, però. Che cosa ti diviti? Non mi ricordo più. La vita era? No, la vita te la dice lui. È morto, è morto. Il bello di avere un... È vero. Questa è anche un'altra cosa carina. Cioè, quando uno gioca con i puzzilli, lì di massima sa quanta vita c'hanno, quindi gli vai addosso. Invece il gioco, il master, può anche decidere di mettere un puzzillo qualsiasi, cioè un nemico qualsiasi, e dargli anche più vita, più attacchi, più veemenza. Comunque c'è scritto lassù in alto a sinistra, 6 danni. Ah, è vero, eccolo. Ecco. Grazie. Non me lo ricordavo, penso che non ci cerchiamo. Quindi, continua. Puoi muoverti di una casella fino alla stanza di disimpegno d'ingresso. Lo fai? Oppure no? Ma sì, tanto poi lo vieni a sbrogare tu, vero? La porta aperta, in teoria lo potrei vedere tramite la porta. Gli posso anche sparare. Esatto. In di per cui io mi sposto intanto. E quindi io mi sa che fuggo. Pagine. Fuggiamo. No, niente, allora io dalla porta gli sparo, dato che ho la mia bellissima becchi, perché io sono un ex militare, quindi qualche tema stasera. Ex militare, gli sparo. Spariamo, io. Allora andiamo qui sotto, andiamo ai mostriciattoli. Attacca cosa? Con arma da fuoco. C'ho becchi, ti attacco con arma da fuoco.
Ti trovi faccia a faccia con il tuo nemico in attesa che compia la sua mossa e non appena percepisci un accenno di movimento, sfoderi l'arma. Percezione 2. Cosa vuol dire percezione 2? Io ho 4 di percezione sul personaggio, quindi posso lanciare 4. Spiega cosa vuol dire lì percezione 2, perché tu l'hai letto così velocemente. Allora, in riferimento alla... No, non quello. Quello percezione 2. Che devo fare una prova di percezione. Quindi con 4 dadi, perché io ho 4 di percezione. Devo ottenere 2 stelle almeno. E devo almeno ottenere 2 stelle. Due oppure sopra. Una stella e una lente e giocherò un indizio. Allora, poi vediamo. Ottimo. Hai fatto un tiro di merda. Ho fatto un tiro di cavolo. Quindi se è successo, la tua arma è pronta contro il nemico e vomita fuoco prima che quella può reagire. Il mostro subisce danni pari all'arma. Se fallisci, la manovra richiede più tempo di quanto avessi sperato e la figura esce dalla tua linea di fuoco con un balzo. Mannaggia la miseria, povera. C'ho sempre una sfiga io con... E prova a riattaccarlo. Provi a riattaccarlo? Certo, tanto lo devo far fuori. Con arma da fuoco. Riproviamoci. Notando un movimento con l'arco nell'occhio, ti volti di scatto, sfoderi la pistola e spari all'altezza della vita. Spara, beh, cavolo, c'hai un fucile. Sì, utilizzo un indizio. Quindi, utilizzando un indizio, una lente di ingrandimento la trasformo in una stellina. Quindi, se è successo, come in questo caso... Freddi, un avversario che voleva coglierti di sorpresa. Il mostro subisce danni pari all'arma, ai danni dell'arma, quindi la mia arma c'ha 4 danni. Quindi faccio 1, 2, 3. Sei sicuro di voler scartare questo mostro? Conferma. Il mostro è morto e il tuo aggressore crolla a terra. Quando cade, un oggetto che stringeva tra le tozze dita palmate rotola a terra. Collocate l'oggetto unico, simbolo del culto, nella casella del mostro ibrido del profondo. Chiave reperto. Abbiamo trovato un reperto. Tu cosa vuoi? Vieni qua o andate là? Poi dopo. Io tanto le mie due azioni le ho fatte, è finito diciamo il nostro giro. Quindi... Innanzitutto adesso c'è la fase dei mostri, quindi ok. Sì, non dovrebbero uscire fuori i mostri. Però io probabilmente dopo penso che andrò verso la porta, perché okay. Faccio un passo, apro la porta, ne posso fare un altro. E tu tiri su... Oppure... Se tu tiri su, io faccio 1, 2 e vado a vedere il quadro. E tu apri la porta. Facciamo prima questa porta? Non va. Okay. Adesso è la fase dei mostri. Fase dei mostri. Termina la fase degli investigatori. Confermo. Siamo in 2, solini soletti. Solotti. Stati difficile in 2 questo gioco. Sì, però ci hanno dato più roba. Iniziamo. Su ogni cosa regna il silenzio. Un silenzio assoluto e soffocante. Nessun effetto. Di solito i primi giri sono abbastanza... Sì, sul primo livello, se no partono a bestia, sì. Ti gira la stanza, sanguino... Sì, è capitato in qualche... Sì, è tutto, succede. Ah, quindi è andata proprio liscissima. Che è? Cosa sta combinando? Chi? La sì, c'ha il cosino del tavolo, non te lo Ah, ok, no, l'ho visto troppo vicino a tutto il resto, mi ha spaventato. Scusate, è il gatto. Che in questa casa c'è anche un gatto, quindi... Farò vedere la mia bellissima stella di Capitan America, con la panza. Tocca a me, quindi, una... Ripasso davanti, grazie a tutti. Faccio tipo la signorina buonasera. La signorina buonasera. Sì. Era questo qui. Sì, bene. Allora. Se siete curiosi scrivete, non ci sono problemi. Raccolgo. Bene. Raccogliere era un'azione, giusto? Raccogliere era un'azione, sì, okay. Corretto. Chiave reperto, questo dimostra l'appartenenza a un culto del suo proprietario. Quindi mettiamo
acqua. Sì, perché alcune volte ti fa anche cascare le cose dalle mani e tu devi sprecare un'azione per riprendere oppure per fuggire. Infatti, e non c'è più. Allora, quindi la prima cosa, proviamo a fare la porta. La puerta. La puerta. La puerta dice: la porta laterale dell'hotel si apre su un vicolo che si collega alla via. Esplora. Esploriamolo. Esplori. E ora la porta è chiusa. L'accendiamo. Ed è chiusa a chiave, sicuro. No, il vicolo. Ti affacci su un vicolo buio lungo il lato ovest dell'edificio. Colloca tessere vicolo 2 e vicolo ad angolo 2, come indicato, e scarta tutti i segnalini esplorazione e vista che conduce ad esse. Metà io, metà tu. Molte grazie. Guarda che cufo. È 2. Vicolo ad angolo. L'altro, così proprio. Quindi... vicolo 2. Vicolo 1. Questo anche va via. Perché ovviamente la potevi vedere sia dal viottolo quando ti avvicinavi qui che dalla porta. Sì, tanto è uguale. No. E qual è l'altro? Vicolo. Vicolo 2. Vicolo, svicolo, vicolo. Vicolo. Via. Vicolo. No, è vicolo. Vicolo 2. No. Vicolo 2. Vicolo d'angolo. Vicolo 2. No. E tu? Ce l'avevo io. Grazie a tutti, non dovevate. Tutti molto gentili. Dammi 3 secondi? Sì. Vai avanti, io faccio il mio... Ok. Continuo. Noti una pila di numerose casse. Colloca il segnalino di cerca come indicato. Ok. Una figura si affaccia sul vicolo da una porta che conduce al caseggiato adiacente. Colloca il segnalino persona come indicato. Lascio i separati così sono a posto. Chi è il bimbolo? Sì, ragazzetto. Ecco tu. Ah, ragazzi, è proprio buco sto pallone. Vai. Continua. Un'altra porta conduce a una piccola cappella, il cui campanile svetta sugli edifici circostanti. Collocate il segnalino esplorazione come indicate. Troppi preti devono passare sotto sta cappella. Ne abbiamo finito il tavolo, Sì, amore, compriamoci il tavolo più grande. Non lo mettiamo. L'altro lato del vicolo conduce un pontile. Colloca il segnalino vista come indicato. Fatto. Puoi muoverti di una casella fino all'area esplorata. Sì. Ci spostiamo? Ma sì, dai. Che al massimo fuggi. Fuggo. Fuggite, sciocchi. Bene, adesso tocca a me. Ah, se apri da qua, apre anche da là. Che non è male. Però noi ci sparpagliamo. Se no, come hai detto, vai a prendere questo. 1, 2, prendi questo e rimaniamo comunque un pochino più vicino. E ciccio. Vedi tu, è uguale. Dimmi. Puoi anche provare ad andare ad aprire e vediamo se andare avanti o meno di là. Al massimo avrò perso il tuo. È essenziale molte volte tu. Il quadro della cornice decorata accanto alla stanza è appeso a una parete con una strana cornice di ottone su cui compare un piccolo buco della serratura. E quindi? Serve una chiave in poche parole. Finché non troviamo la chiave, questo è... Te cos'è che hai preso? Una chiave reperto, quindi motivamente lo devo fare io. Quasi che fatta una cazzata a tornare fuori. Vabbè che dopo puoi fare 1, 1 e 2 ritorni lì. Niente. Considera che questa non è un'azione. No, è vero. Questa non è un'azione. Perché però l'azione mi ha fatto sprecare, è iniziato un movimento. Non è un'azione. Però posso fare 1, 2. Sì, e ti fermi. Mi fermo, almeno stiamo anche vicini. Esatto.
Ma fa un po' avanti e indietro, questo ci fa perdere turni, però va bene. Termina fase di investigatori, confermo. Con un rombante battito d'ali, un enorme stormo di uccelli spicca il volo all'improvviso. Nessun effetto. Ah! B. Potremmo anche ripubblicare questo sui nostri Facebook. Perché l'ho pubblicato? No, sul mio Facebook. Non l'ho messo sulla nostra pagina. No, perché bisogna pagare Restream per pubblicarli sulla pagina. Ma non lo facevamo così prima. Eh sì, però Restream ha detto: sapete, c'è di nuovo, io ve lo faccio pagare se volete metterlo sulla pagina. Se sulla tua pagina personale puoi farlo, ma sulla pagina quella lì te lo faccio pagare. Quindi, con un rombante battito d'ali, un enorme stormo di uccelli spicca il volo all'improvviso. Nessun effetto. Però si iniziano a muovere cose. Ecco, questi Però. fanno male. Sentite il rumore di molte voci che si avvicinano. Fuori dall'hotel si sta radunando una piccola folla di cittadini che avanza arrancando e gridando parole in un linguaggio indecifrabile all'inizio dell'hotel. Qualcosa vi dice che sono venuti per voi. Scartate il segnalino vista a sud nella stanza via 2. Questo. Poi generate il mostro rivoltosi, come indicato, si tratta della folla di Innsmouth. Non si attiva in questo round. Fortuna, quindi fortuna maior, direi. Fortuna, mi ero Sì, perché questi, se non mi sbaglio, fanno abbastanza male. abbastanza male, mi pareva questo, con questi tre. Sì, rivoltosi. Era Tizio, famoso Tizio. Caglio se Caio. muoio. Caio. Statuine che non stanno su manco se le paghi. E Sempronio, che non vuole stare su. Andiamo avanti, intanto No, mi vabbè, intanto metto la tiles. La tessera. Ciao, Corra! Scusami se leggo solo ora. Ciao, bello! A noi ci piacciono questi giochi così un po' investigativi. Altri cittadini qua, giusto? continuano. Sì. Più grosso. Altri cittadini continuano continuano a aggiungersi alla folla che cresce a C'è dismisura. dismisura. Combattere Con così tante persone rischia di essere impossibile. Farete meglio a fuggire. Fuggite, Fuggite, sciocchi! sciocchi! Ormai ti conosco abbastanza bene. Sì, infatti la volevo dire io. Cioè, mi ha lasciato tipo con l'amaro in bocca. Fuggite, sciocchi! Va bene. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro entro gittata. E non Non siamo in siamo in gittata. gittata. La gittata sarebbero tre caselle in linea di vista. Quindi, dato che questi Le stanno porte qui, comprendevano la gittata? la gittata no. Sì, se erano a casella adiacente, come io avevo sparato nella stanza. Dopo che tutte le prove di orrore sono state risolte, quindi nessuna, premi il tasto fine fase per proseguire. Fine fase. Nessun orrore. Termina la fase dei miti. Conferma. Fase investigatori, Quella quindi. al prossimo si muove, Di due, se non sbaglio, eh? poi. Messaggio non è identico a noi. Quindi noi Vale. orientano, però entrano anche dalle porte. Allora, cosa vuoi fare? Fai due passi indietro e ti tieni questi fuori e vai a vedere la chiave. Passano per le porte, Anzi, va a vedere il diario. non ti preoccupare. L'avevo visto prima, non c'è Eh no, però niente. adesso c'è la chiave. C'ho la chiave. Sprechiamo un'azione per E questo? poi fai due passi indietro e ti metti dentro. O faccio due passi e verifico quello. No, perché comunque ti fa premere il coso a vuoto. No, quello se no non è un'azione. Prima te non te l'ha fatta fare come azione se non puoi aprirlo. Ma è meglio che prima fai un'azione e poi ti muovi. Perché al massimo, se non te fa fa un cazzo, facciamo dell'altro. Mamma mia. Però mi farà esplorare il diario sicuramente avendo Eh sì, questo. certo, percezione. Ecco, esamina le Però non è azione ancora. È ancora molta strada da fare. Ah, Non no, c'è niente. ancora prove. Bene. Proviamo a fare. Cioè, tanto c'hai o questo
O se no vado a vedere quello. Allora, fai tu quello e Questo. poi ti muovi. Ok. Allora esploro questo. Chi è che c'ha più carisma? Io. C'ho tre io di Io ho carisma. 4. Vado a parlare io con il bambino. Però faccio Ok. schifo a lanciare i dadi, quindi è tutta un cacchio. Beh. Vado. Attimo tu. Vado Donululu! Vero, Corrado? Abbiamo giocato a Panam, abbiamo fatto Vada Donululu! Poi c'è andata bene. Alcune casse sono state impilate nell'angolo del vicolo. Cerca. Cosa Frughi tra le casse in cerca di qualcosa di utile. Se mi sbaglio, te c'è anche la lente ingrandimento, quindi anche un dado in più. Quindi lanci 5 dadi. Vedi, fa un bel tiro perlomeno. sta facendo? Non me la tirare. Porti sfortuna in questi casi. Infatti. Infatti, 2. Porti Probabilmente ti veramente farai sfortuna. male. Così a spanne. Apri una grossa cassa e trovi qualcosa che potrebbe servirti. Ottieni l'oggetto comune. Pendente degli antichi. Poi scarta questo segnalino di ricerca. Ovviamente anche in base a anche in base no, ci ho fatto la faccina, Corrado. E anche in base alla tipologia di uscita dei dadi, ti può dare più o meno cose, o addirittura anche farti male, tipo spacchi la cassa. Sì. Spacchi No, la mano, 3 ferite e sei morto. beh, la parte divertente di questo gioco è che comunque in base a quanti giochi e a che decisioni fai durante il gioco, comunque un minimo varia. Che facciamo? Andiamo avanti o preferisci ritornare lì sulla chiave? Secondo me la chiave è un vicolo cieco. Al momento. Andiamo Tipo fai due passi, avanti. arrivi Arrivo là e sulla. si sblocca laggiù Sì. la vista. Si sblocca la vista, dobbiamo leggermente far scivolare, in tanto qui in basso Sì, ci sì. si è tolto, quindi ci siamo giocati una parte Il in vicolo si basso affaccia prima. su un pontile. Usa un investigatore nella stanza. Un investigatore nella stanza di vicolo 2 può rivelare l'area adiacente. Rivela. Yo. Le grosse sono, no, le due piccole, No, è no, il una pontile, grossa. quella grossa. Pontile. Una da 4. Guarda lassù, Tomo, il puntino. Cazzo, che culo. No. No, lascia temo. Non sei bravo tu a gestire le tessere. Da me. Poi mi si scaricherà il mouse. Speriamo non diretta. L'ultima. Bene, bene. Ho scoperto che a Panama hai rubato. Mi sono guardato il video e ti sei dimenticato di pagare un aeroporto al primo round. No, l'avevo pagato. Hai riguardato il Va video? bene, ci Gli è rimasta qua rigiocheremo. hai la vittoria? Sì, vabbè, dai, ci rigiochiamo, dai, su. C'è Cadono sfuggita. i puzzilli. Cadono le case. No, cos'è? Cadono i Vabbè, rivoltosi. guardi dietro l'angolo e vedi le onde del mare che in pontile. Come indicato, scarta tutti i segnali di esplorazione che conducono ad essa. C'è numerosi barili e casse che sono stati ammassati gli uni sugli altri. Colloca il segnalino di ricerca come indicato. E una barca semiaffondata è stata lasciata a marcire lungo il pontile. Colloca il segnalino di ricerca come indicato. Sul pontile è visibile una bancarella chiusa sommariamente in fretta e furia. Colloca il segnalino di ricerca come indicato. Un occhiettino. Il pontile si collega a un tratto sabbioso di spiaggia, colloca il sentiero vista come indicato. Bene. Questo è un po' come facevamo Diablo, però noi di solito Diablo lo facevamo in senso orario, insomma, nel senso, in senso orario, nel senso che facevamo in senso antipiano. Bene. Quindi tu hai finito adesso. Hai fatto 2000 robe.
io faccio un passetto e parlo con il ragazzetto. Puzzillo. Il puzzillino. Un ragazzo si affaccia sul vicolo di una porta laterale. Sembra incuriosito da tutto il frastuono. Mi avvicino a lui. Chiedi aiuto al ragazzino. Ah ragazzi, e me dai una mano? E 4. Ho 4. Lascio un dado e tiro 4. Ne hai fatte 2. Lo schifo. Il ragazzo ti dice che troverai qualcosa di buono nella bancarella, ma avrai bisogno della chiave di Anderson per recuperarlo. Poi il giovane chiude la porta e spegne la luce, ottiene un indizio, poi scarta questo segnalino persona. Codardo! Però ho recuperato un indizio. Beh, ti ha detto che devi, per andare qua serve una chiave, quindi è inutile che ci proviamo. È inutile che ci proviamo. Beh, no, beh, mica c'è una porta lì. Anche quello è vero. Cioè, lì entri e basta. Sai, devi fare una prova di forza. Comunque c'è ancora un movimento e vengo verso di te. Ok. Siamo all'esterno. Siamo all'esterno, questi arrivano in 1, 2, 3. In linea di tiro. I lampioni tremolano e poi si spengono all'improvviso. Questo evento dei miti ha effetto sull'investigatore con più oggetti. Ok. Io non ce l'ho niente, quindi... No, ce l'hai. Ma anche no. Merode che hai vinto. Tanto avresti vinto lo stesso. Ah sì, hai fatto il conto, comunque avrei vinto. Ma no. Sono troppo forte, raga. Sì, no, non è vero, io faccio sempre schifo a quei giochi lì. Ieri a carte con tua figlia sei riuscito a perdere fino a 3-2 volte fino a... Oh, lo so, che ci devo fare? Io, a me i German non è che mi piacciono particolarmente, però ci sono portato, mi piacciono più quelli investigativi dove bisogna fare cose. Vai a carte, dove perdi. Bisogna spostare statuine. Nell'oscurità... Oddio, cosa succede? Devo fare io, per me. Ah, nell'oscurità risultante senti qualcuno che ti afferra bruscamente alle spalle. Cazzo. Ma che è? Se hai successo, il ladro si scoraggia quando capisce. Quindi tira su percezione. Su percezione. 5, cioè 1 lo farai. 1 su 5, 1 l'ha fatto. Perché te, cioè, devi stare zitto. L'hai fatto. L'hai fatto. Se è successo, il ladro si scoraggia quando capisce che non hai colto di sorpresa. Che non ti ha colto di sorpresa e ti getta invece a terra con uno spintone. Gira a faccia in su un danno, quindi un danno dopo. A faccia in su. Già. Caviglia slogata, cadi a terra e ti stringi la caviglia. Deprimendo un sibilo di dolore, non sei sicuro di poterti rialzare in piedi. Risolvi immediatamente, diventa immobilizzato, poi scarta questa carta. Quindi piglia immobilizzato. Pizza. E poi scarta questa carta, questa, però. Vero? Sì, sì, quindi immobilizzato, però sì, scarti la carta, quindi non ti rimane il danno. Ne puoi accumulare, ovviamente qui ci stanno i punti, metto qui, lei può accumulare 8 ferite e 6 orrori, e io 7 ferite e 7 orrori. Poi quando si raggiunge tutte le ferite, si muore. Se raggiungi tutti gli orrori, diventi impazzito, quindi puoi avere altri ulteriori 7 o 6 orrori, per poi morire definitivamente, ma comunque ti cambia lo status della partita, quindi è molto interessante la dinamica dell'impazzito. A me diverte, fondamentalmente. Cioè, potresti anche vincere uccidendo gli altri. Cioè, facendo morire gli altri. Sì, il prossimo round, in poche parole, posso fare soltanto una cosa. Va bene, che se no scattavi un oggetto. Va bene, continua. La folla dei cittadini, intrufolati, si allontana dalla vista. Rimuovete il mostro folla di Innsmouth dal tabellone. Quindi vuol dire che stanno girando così. Quindi se noi non apriamo altre caselle non tornano. Continua. Sì, ma non so se hai visto quanto ci avevano. 60. Quindi. Ah, 60. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro introgittata. Vabbè, non ce ne abbiamo. Continua. 60 ci avevano messo. 60. No, nulla. Non dobbiamo fare prove di orrore. Termina la fase dei miti.
Fortuna Major. Allora, io non mi posso muovere. Cioè, in che senso non ti può muovere? Non puoi muoverti volontariamente. Alla fine del turno, il mio turno, posso scartarlo immobilizzato. Quindi non posso fare un merito cazzo se non aprire questo. Apriamo. Che ti devo dire? La porta conduce a una cappella di cui il campanile svetta di sopra degli edifici vicini. Ovviamente la porta è chiusa da una consumata serratura d'argento. Continuo. Qui non posso fare un cazzo. Ops. Scusate. Tocca a te. Non possiamo guardare. Allora, io non so se andare qui, girare questa e poi spostarmi di qua, perché qui dentro è un altro passo dentro, oppure fare così e aprire questa. Allora, considera che come entri questa si sblocca, così vediamo che cosa c'è là e poi scegli dove andare a finire. No, perché tanto cosa vorresti fare? Tanto. Aspetta, questa che cos'è? Una barca? Semplicemente una barca. Una barca semiaffondata, te la lasciata. Vabbè, fammi andare a vedere la barca. Te semmai poi ti apri questa. Quindi il mio prima azione è movimento. E poi una barca semiaffondata è stata lasciata. Sblocca questo prima. Come entri e questo si sblocca. Giusto. Prima di fare tutto. Senti il mormorio delle onde che si infrangono sulla spiaggia. Un investigatore nella stanza pontile può rivelare. Aspetta. La spiaggia si estende tra i due pontili per quasi tutto il tratto del retro dell'hotel. La monotonia della distesa sabbiosa è interrotta soltanto da un capanno fatiscente. Colloca la tessera a spiaggia come indicato e scarta i segnalini esplorazioni a vista. Quindi questo lo levo. Allora, questi sono quelli non delle espansioni, giusto? Quelli col tentacolo. Quelli col tentacolo. Col tentacolino. Tentacolo. Ne avrai mischiati prima quando hai fatto un macello? Sì, possibile. Fortuna che siamo congiunti. Ecco, sei ciecato. Sono ciecato. Siccome che sono ciecato. Bene. Una vecchia barca a remi giace in secca sulla spiaggia. Collocato il segnalino ricerca come indicato. Ah no, mi sa che quello lì, quello che diceva il bambino. Un capanno a poca distanza dal bagnasciuga visibile sulla spiaggia. Collocato il segnale di esplorazione come indicato. Questa è la chiave. E c'è un altro occhiettino della. Ora capito perché serve un bel tavolo per giocare a questo gioco. Perché tra i materiali e la mappa non c'è stato più niente. Bene, allora guarderò questo. Una barca semiaffondata è stata lasciata a marcire sul lungo pontile. Forse potresti usare questa barca per fuggire. Tiri via il telo cerato e cerchi di esaminarla. Percezione 4. 1, 2, 3. Un bel tiro. Che cosa ci sarà mai? Niente. Trovi qualcosa nella pozza d'acqua che ristagna sul fondo della barca. Ottieni un oggetto comune, il libro di medicina. Poi scatta questo segnalino di ricerca. Probabilmente mi posso curare col libro di medicina. No. Io ormai ti stai trasformando in un marciapiede. Non sai più come l'appoggio si sveglia e poi dobbiamo interrompere. No, infatti, tieni, eccola. Sì. Tu un altro giocatore entro gittata? Sì. Tu un altro investigatore entro gittata potete scartare un danno a faccia in giù. Per il momento nulla.
Tra 5 minuti ne avremo 20 in testa. Sì, per esempio. Bene, cosa vogliamo fare? È finito. È finito. Fase. Termina la fase. Termina la fase degli investigatori. Conferma. Confermiamo. Il terreno sotto i vostri piedi sembra diventare vagamente speculare, riflettendo il cielo in una miriade di dimensioni rifratte. Questo evento dei miti ha effetto su un investigatore con più potenziamenti in una casella esterna. Non ci abbiamo potenziamenti. Equipaggiamento. Non ci abbiamo. I potenziamenti sono questi. Che bello! Non ne abbiamo ancora di potenziamenti. Nessun effetto. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro introgettata. Perché con io il prova di orrore. La pozione lunare non l'ho usata ancora. Non abbiamo nessun mostro introgettato, no? No. Alla grande sta andando sto giro. Sì, perché questa non l'ho usata. Cos'è? Pozione lunare mi dava il potenziamento in carisma, ma io ancora non l'ho utilizzata. Bravissima! Dal collo in su. Quindi, tutta questa testa. L'avevo scartata prima. Perché sì, ovviamente... adesso l'ho scartata. Puoi andare avanti. Posso andare avanti. Si sta scaricando il mouse. Maledicto. Via che te incontraste. Vabbè, non preoccupare. Quando si scarica definitivamente, guarda. E vale. Semmai facciamo... Zic. Spegniamo le lucine. Yeah, vai. Allora, quello non potremmo fare. Col niente. Pugnale in mano, te. Io, pugnale e candela, certo. Che ti dimentichi di togliere. Guarda, vuoi sentire a Paolo? Fai passo avanti, va a vedere lì e poi ti fermi alla casella dove sto io. Vai. Adesso a giocare. Inizia a non arrivarci più così lontano col braccio, mi fa male la schiena. Numerose barriere e casse sono stati ammassati gli uni sugli altri. Frughi tra il materiale abbandonato in cerca di qualcosa di utile. Percezione. Percezione su 5. Almeno altre due io giocherei. Due? Uno, due. No, tre in tutto. Ma no, basta due. Tre. Sì, tre. Scartali. Tra le corde e le altre attrezzature di pesca trovi qualcosa che potrebbe servirti nella fuga. Ottieni l'oggetto comune Bibbia di Re Giacomo. Poi scarta questo segnalino ricerca. Cioè, tre barili, come si fa a trovare la Bibbia di Re Giacomo? Una roba, guarda, che non ci se... Non ci se raccapezza proprio. Bibbia di Re Giacomo, cosa fa? Azione, tu un altro investigatore entro girato a scappare un orrore. Va bene. Bon, ti fermi nella casella mia? Eh sì, tanto finiamo l'azione. Ok. Allora, io invece entro dentro la stanzetta e guardo questo. Noti un armadietto chiuso a chiave collocato sotto il bancone. Il lucchetto è vecchio, ma piuttosto solido. Avrai bisogno di una chiave per aprirlo. E abbiamo sprecato un movimento. Avevo detto che mi serve la chiave. Mannaggia la miseria. Quindi ho un'azione questa, l'altra azione che fai? No, è uscito. Non era un'azione quella lì? Sì, era un movimento dentro, ho visto... No, non hai visto, quella non è un'azione, l'azione è indicata dalle freccettine. Non ce l'abbiamo. Allora faccio due passetti? Sì. Così tu puoi fare uno, prendi e ti sposti. Esatto. Dopo. E rivelo questa. Che l'azione è indicata dalle freccettine. In fondo alla spiaggia c'è una piccola scalinata di legno che conduce fino a un molo. Un investigatore nella stanza spiaggia può rivelare l'area adiacente. Nel retro dell'edificio si affaccia sul il retro dell'edificio si affaccia sul mare. A est un lungo molo si protende verso il centro della baia. Colloca la tessera molo 2 molo dei noleggi come indicato e scarta tutti i segnalini di esplorazione a vista che conducono a esse. Sei il colleno. Quindi molo 2
e molo dei noleggi. Vabbè, faccio abbastanza veloce. Molo 2 e molo dei noleggi. Molo due pacchetti. Eccolo, okay. Molo dei noleggi. Porca madusca. Oh, preciso, eh? Manca faccio apposta. Numerose barche a remi sono ormeggiate al molo. Colloca il segnalino a ricerca come indicato. Un piccolo servizio di noleggio si affaccia sul molo, ma a quanto pare è chiuso per la notte. Colloca il segnalino in esplorazione come indicato. All'estremità del molo una lanterna spenta pende da uno dei piloni di supporto. Colloca il segnalino come indicato. Sul lato opposto del molo dei noleggi un vicolo curva oltre l'edificio e scompare alla vista. Colloca il segnalino. Bene. Tocca a me. No, ero io che ho fatto e ho finito. Ah, è vero, tocca a farmi. Cattivo. Beh. Adesso ci fanno male. Qualcosa si muove nelle ombre e sentite dei passi alle vostre spalle. Questo evento dei miti ha effetto su investigatore con meno in una stanza via d'angolo, no! O vicolo ad angolo. No, non ci siamo, quindi nessun effetto. Che gufo, direi. Nessun effetto. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro. Non ce li abbiamo. Mazza, che culo, a sto giro sta andando veramente a culo. Conferma. Dopo ci spanno. Sì, sicuro, poi ci spaccano proprio bestie. Poi questa prima volta abbiamo giocato in 4. Sì. Matti e Bera con noi. E l'abbiamo persa egregiamente, se non ricordo. No, l'avevamo persa un passo alla fine. No, il cacchio che... Non so mai ricordo come va. Me ne ricordo anch'io un pochetto, però l'avevamo persa un passo. Bene, vai. A un passo da te. A un passo da me. Uno. Quindi, no, uno. Ah, ok. Prendi questa? Eh sì, avevamo detto di fare così. Una vecchia barca a remi. O se no vuoi che vado qui e faccio quello. No, quello puoi fare tu dopo. Esatto. Quello. Una vecchia barca a remi giace in secca sulla spiaggia. Non basterà consentirti la fuga, ma potrebbe portarti fino al peschereccio al largo della baia. Cerca. Ripulisci la barca dalla sabbia e dai detriti per controllare in che condizione si trova. Boh. 4. 4 alla grande, cioè trovi anche il capello. Se vuoi faccio anche il quinto. Rimuovi una vecchia rete da pesca dal fondo della barca e scopri un grosso buco sullo scafo. Dubiti che sia in grado di galleggiare, ma trovi qualcos'altro che potrebbe esserti utile. Ottieni l'oggetto comune e bende, poi scarta questo segnalino di ricerca. Praticamente ci stiamo a potenziare. Spa. Ok. Ci siamo? Quindi te hai fatto un passo, puoi venire verso di me. A un passo da me. Io... Ah, prova a vedere quella lì. O vuoi che la faccio io dopo e tu te ne vuoi andare avanti? E fusi come immobile? Stette la spoglia a memoria. Un momentito. Ovviamente il bello del live è che si scarica il mouse nel bel qualcosa mezzo della situazione. Succede. Ovvio, perché se no non sarebbe live, no? D'Urso della live.
Nel frattempo fai un po' di intrattenimento, tipo Io sempre passo davanti. Eccoci qua. Intrattenimento, è difficile fare intrattenimento. È Paolo quello che fa intrattenimento, non sono io. Amore, sei tu quello che fai l'intrattenimento di solito, io non sono capace. Come te non sei capace a fare intrattenimento? Anche perché oltretutto sono abbastanza impossibilitata a fare qualsiasi cosa. Una possibilità. Mi fa male qualsiasi cosa in questo momento. Allora. Che si vede la panza. Ok. Ma dovrebbe partire a bomba, tipo. Ecco, infatti. Allora, stavamo dicendo, tocca a me. Quindi mi tocca aprire questa stanza. Il capanno sulla spiaggia è adiacente a un muro di mattoni diroccato. Il legno della porta è corroso dall'acqua salmastra. Lo vado a spaccare proprio di brutto. Vedi come mi faccio male. Socchiudi gli occhi nell'oscurità del capanno e ti aspetti di trovare un ammasso di cianfrusaglie al suo interno, ma noti con sorpresa che il casotto è quasi vuoto. Un pannello lungo il muro sembra condurre all'edificio dietro al capanno. Colloca il segnalino esplorazione come indicato e scarta il segnalino esplorazione. Vabbè, no, spostato. Puoi muoverti in una casella nell'area esplorata. Quindi la seconda azione quale sarà? Faccio due passi indietro. Intelligente. Un pannello lungo il muro, secondo me. Esploriamolo. Tiri il pannello verso di te e poi fai scorrere lentamente. Sì. Lentamente. Colloca il passaggio segreto come indicato e scarta questo segnalino esplorazione. Al contrario. No, così. Perché così? Ah. Che senso? Io l'ho messo come messo lì. Ah, no, vedi. Cioè, sarebbe così. Dietro la stanza dell'albergo si snoda uno stretto vicolo ingombro di spazzatura. È delimitato da altre pareti su tutti i lati. Collocata la tessera vicolo e la parete come indicato e scartate tutti i segnalini esplorazione che vicolo dell'espansione. Vicolo dell'espansione, bella questa cosa, mi piace a bestia proprio. Sì, che una volta mettono... Sì, perché noi abbiamo utilizzato il tuo personaggio è un personaggio dell'espansione. Sì, esatto. Infatti è fortissimo. Quindi di conseguenza... Penso che sia il più sgravo di tutti. L'applicazione va a calcolare che tu hai già comprato quell'espansione e quindi ti mescola un pochino tutto quanto rendendoti le mappe anche differenti. Metti la parete come indicato. Questo anche per un discorso di rigiocabilità è anche discreto, insomma, sì, sì. Noi l'avevamo giocato. Ovviamente ti devi comprare le espansioni. Ovvio. Però via. Quando mai non le... cioè, è bellissima anche. Adesso vuoi vedere come lo raccogli? Ma è andato sulle gambe. Che culo. E non si dice. Non si bestemmia. Che culo. Una parte non... che natica. Colloca la tessera vicolo e la parte come indicato a scartare tutti i segnali di esplorazione che conducono ad Escia. Un cumulo di spazzatura dall'angolo sembra degno di nota. Collocate il segnalino ricerca come indicato. Su un muro di mattoni è stata incollata una serie di fogli di carta ingialliti. Collocate il segnalino ricerca come. Una solida porta contrassegnata dalla scritta da Anderson conduce fuori dal vicolo. Collocate il segnalino come indicato. Una solida porta, mi piace la solida porta. Sono solo stasera con la solida porta. Fase dei miti. Quindi non mi ha fatto entrare? No. Turno dopo. Così almeno vai a vedere questo. Ma porca. Veramente una brutta persona. Fase dei miti. Mo sapete che spuntano fuori quelli, ci abbiamo a bestia. Infatti. Termina la fase investigatori. Conferma. Stavo facendo infatti il conteggio, ma
Tommy Maldon, quindi io, si guarda alle spalle e vede se stesso da dietro, da una visuale impossibile. La sua mente è prossima a crollare. Tommy Maldon subisce tre orrori. Nega sapienza, quindi io due me li becco, uno me lo becco sicuro. Uno orrore a faccia in giù. Gli orrori come le ferite. No, subisce tre orrori a faccia in su. No, viene specificato questa storia. Ah, viene specificato a faccia in su. Esatto. Uno te ne becchi innanzitutto. No, specificano quando sono coperti. No, a faccia in su, come ho fatto io prima con la ferita. Prendi la ferita a faccia in su. Gli orrori e le ferite si prendono sempre a faccia in giù. Okay. Vengono rivelati a faccia in su e subiscono le conseguenze, come abbiamo fatto noi prima, solo quando vengono messe a faccia in su, che a volte poi si scartano, a volte poi si ricoprono. Quindi in questo caso a faccia in giù. Esattamente. Una cosa questa non t'entra mai in testa. No, mai. Ecco, l'orda di abitanti arrancanti si avvicina alla vostra posizione, collocate il mostro folla di Ismot come indicato. Senza preavviso poi, che bello! No, anche perché cazzo, con lei è aperta la... Cavolo. Cacchio. Per la miseria. Cacchio, si può dire. E te lo becchi te. Perché? Con meno danni nella sua casella. Non c'è il nessuno. Il mostro non attacca. Alcuni membri della folla di Ismael perdono il controllo e nel loro fervore inviano uno della loro fila a darvi la caccia. Generano un mostro sgherro nella casella del mostro folla di Ismael. Quale sgherro? In questo. Sicuro? Ah, sempre, questi sono sempre delle espansioni poi. È della espansione, sì, sì. Allora sono l'altra bustina. Spoileriamo tutti i mostri. Non è cattiveria, qui c'è solo. È uno con una pistola. È in fondo, non ci arrivava più alle. Bello lo sgherro. Lo sgherro è bellissimo. Occhio. Cosa c'ho anche delle espansioni? È un tipo con due pistole. Sì, perché non, lo scheletro? Figo. Dai, se no ci mettiamo 70 anni. Aspetta, fammi rimettere via. Lo sgherreton. Poi Sgarro dice: quando il profitto diventa il fattore più importante delle decisioni morali, gli uomini comuni possono trasformarsi nel peggior tipo di mostri. Bello. Lì. Altra cosa, molte volte, ora in questo caso non ci sono questi, mi sembra che erano. Nella parte retro delle caselline dei mostri ci sono anche delle particolarità dei mostri. Quindi controllate sempre se a fronte quanto c'è percezione te? 5. Allora, il mostro sgherro si muove di un massimo di due caselle per essere entro gittata di più investigatori possibile. Poi attacca l'investigatore con meno. Quindi si mette qui e mi spara. Il mostro attacca a me. Quando lo sgherro punta la pistola nella tua direzione e apre il fuoco, tu indichi un'altra direzione e gridi: attento alle tue spalle! Subisci 3 danni, nega. Con carisma. Con carisma. Ma forse. 4 carisma. 1. 2 danni. No. Ah, più 1, quindi un danno. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro entro gittata con il valore di orrore più alto. Dopo che tutte le prove di orrore. No, io contro di lui, tu contro di loro. Il valore di orrore qual era? Era questo qui sotto rosso.
Questo è 4 e questo è 2. Quindi tu fai contro quelli. Ecco, partono gli orrori, eh. La folla issa un'effigie, seguita da un'altra e da un'altra ancora, e provi una fitta allo stomaco quando ti accorgi che quelle rozze immagini sono caricature perverse di te. Ops. E della tua famiglia. Subisci due orrori nega. Nega una volontà. Infatti per cui è partita la parolaccia. E c'è anche solo un indizio. Vabbè. Un orrore. Non ce la possiamo prendere. Io invece lo faccio contro di questo. Sei talmente distratto dalla spavaldria del tuo avversario che non noti alcuni vetri rotti a terra. Subisci un danno a faccia in giù e un orrore a faccia in su. Più in uno giù. Nega. Tutti e due a faccia in giù. Però c'è un più uno nega. Quindi vediamo. Ah, 3 di volontà. Posso negarli pure. Tutte e due. Tanta roba. Ho avuto fortuna. Termina la fase dei miti. Conferma. Ci hanno spaccato a sto giro, porca miseria. Allora, tocca a te. Te dovresti fare eludi il mostro per poter andare qui giù. Sì, fuggo. Ok, quindi allora, devi fare eludi. Fermi tutti. Allora. Ma. Eccolo. Ok. Quando eludi quando il mostro, tiro un dado aggiuntivo. C'avevo qua, mi ricordavo che avevo qua. Eludi. Conferma la prova di eludere. Improvvisamente il bestione ti guarda dritto in faccia con espressione truce. Jimmy, il coltello ti sta... Il coltello ti sta cercando. Forse dovrei dirgli dove trovarti. Subisci due errori a faccia in giù. Vabbè, però comunque ti lo eludi. A un orrore. Aspetta. Gioco questa e ho l'abilità. Quindi non ne subisco. Bene. Quindi cosa fai? 1, 2. Uh-huh. E apri porta? Sì. E apri porta. Eludere non era un'azione. No, era per muoverti. Una copia dell'Ismal Tribute è incollata al muro di mattoni. Sembra vecchia, più di 10 anni. Ah no, questi erano dei fogli gialli. Sfogli le pagine del giornale. Devi farlo su percezione. Se avete delle domande sul gioco, fatele. 2. Non due. Ho più. Nascosto a pagina 8 trovi un articolo sulla famiglia Marsh e la sua improvvisa e inspiegabile ricchezza. Ottieni un oggetto unico, prove circostanziali, un indizio. Poi scatta questo segnalino ricerca. Che è un indizio, Pietro. Oh, non trovo. Aspetta. Prove incriminanti. No. Prove inconfutabili. No, c'ha la faccia con non il cappello. So. Attendete. Ecco, l'ho perso. Reperto numero 2. Continuo. Bene. Io invece faccio, dato che non eludo nessuno, faccio 1, 2 e controllo questo. Vai. Un cumulo di spazzatura nell'angolo sembra degno di nota. Cerca.
frughi dalla spazzatura alla ricerca di qualcosa di insolito. Non merda. Una volta per round posso ripetere il tiro di un dado. La merda. Almeno uno facciamolo. Nulla. Non trovi altro che un mucchio di noiosi documenti. Questo è il classico esempio che in base a quanto fai dei dadi te fa perdere tempo. Te fa perdendo anche perché il segnalino è rimasto. Non è andato via. Vuol dire che c'è qualcosa di interessante lì. Quindi per qui è finito. È finito. Le pietre del selciato sotto i vostri piedi sono consumate e irregolari a causa dell'usura o forse di un sciatto lavoro di costruzione. Questo evento demite effetto sull'investigatore con meno 4 in una stanza via o vicolo. Vicolo. Siamo tutti e due 4, quindi becca tutti e due? No, uno dei due. Sarebbe uguale. Tira il dado. Ah, becca i giocatori. Certo. E quindi becca tutti e due. Risolvi evento. Inciampi su una pietra smossa, cioè due cretini praticamente. Ci guardiamo e cademo tutti e due. Oh. Ciao, ciao, Corra, buonanotte. Notte. E vai. 2. 1, 2, a posto. Se è successo, cadi in ginocchio, ma senza farti male seriamente. Io invece su... Ah, un danno a faccia in giù lo prendo comunque. No. Sì. Se è successo, seriamente, subisci un danno a faccia in giù. Oh. Porco 2. Io ho fallito. Se fallisci, cadi riverso in avanti e sbatti la testa sul selciato. Subisci 2 danni e diventa stordito. E me dai pure 2 danni. Durante il tuo turno puoi effettuare soltanto una singola azione. Alla fine del tuo turno scarta questa carta. Che cupo. Che c'è? Mi ritorno al discorso danni, faccio in giù e faccio in su. Allora, la folla si muove di 2 caselle verso la stanza spiaggiola. Quindi 1, 2... La folla trascina a sé tutto ciò che, su cui riesce a mettere le mani viscose. Ogni investigatore in una casella che ha occupato durante questo movimento subisce un danno a faccia in giù. Diventa stordito e si muove fino alla casella del mostro folla di Innsmouth. Niente, mi sa invece allora rettifico come si è sbagliata io prima. Cioè? A faccia in su. Quindi questi qua, che ti ho appena dato... Che non erano specificati, no, no, non è così. Io mi ricordavo bene, cazzo. Quindi, man mano che la notte si protrae, senti che i dettagli della tua indagine iniziano a sfuggirti. Tieni a faccia in su. Quando ottieni una condizione, scarta un indizio. Non ce l'ho indizio. E tieni a faccia in su. La ferita è grave ma non permette di rallentarti. La posta in gioco è troppo alta. Risolvi immediatamente. Diventa concentrato, poi gira a faccia in giù questa carta. Quindi sei stordito e concentrato. Che figata. Io la mia l'ho risolta perché diceva scarta un potenziamento che non ho e poi scarta questa carta. Cioè, che culo, direi, no? Ok, qui si è portato dietro tutti. Ok. Il mostro folla di Ismat attacca investigatore entro gittata. Io mi ricordavo che si prendeva una faccia in giù e una faccia in su. Ricordavi male, infatti anche l'orrore era una faccia in su. E giriamo allora. Nonostante i tuoi sforzi per impedirlo, un ricordo recente fa strada alla tua memoria. Risolvi immediatamente, gira a faccia in su un altro orrore, poi scarta questa carta. Non c'ho altri orrori, ciao. Subisci un danno a faccia in giù aggiuntivo.
poi gira a faccia in giù questa carta. Benissimo. Subisce un danno a faccia in giù. Okay. Il mostro sgherro si muove di un massimo di due caselle per essere entrogittata di più investigatori possibili. Poi attacca l'investigatore con meno entrogittata. Allora, se non mi sbaglio, il passaggio non lo può fare il mostro. Controlliamo per favore un attimo. Un piccolo disguido di... Vabbè, tanto anche che non ci giochiamo. No, devi vedere passaggio segreto. O movimento dei... Passaggio segreto, fammelo cercare. Adiacenti. Non si calcola la gittata attraverso i passaggi segreti. Ok. Gli investigatori e i mostri possono muoversi attraverso un passaggio segreto, perché questo non sia bloccato da una barriera, da una barricata. Il mostro poi attacca l'investigatore con meno agilità, quindi tu c'hai 4, io c'ho 4, quindi attaccherà a me. Attacca tutti e due. Con un ghigno il tuo avversario estrae una pistola e te la punta al petto. Vabbè, al petto, stiamo lì. Attacca a te, a che me. Te sei più vicino. Certo. Uno di sapienza. Cioè 5 sapienza, tira. Uno, alla grande. Se è successo, fai una finta a sinistra e schivi a destra, ingannando il bruto e mandando a vuoto il suo colpo. Se fallisci, la tua mente cade nel panico. Vabbè. Okay. Ogni investigatore effettuare una prova di orrore contro il mostro introgittata con il valore di orrore più alto. Quindi noi dobbiamo fare prima te. Sul dorso della mano dell'energumeno sfoggia un tatuaggio che tra le ombre sembra quasi prendere vita. A faccia in giro, faccia su, un orrore di cui che non è sì. Prendi. Subisce un danno a faccia in giro aggiuntivo. Invece a me. A bassa voce il bruto ti mormora una minaccia agghiacciante. Non riuscirai mai a sfuggirci. Merda. Quanto c'hai? 3. Meglio di me. Sei concentrato. Concentrato. 2. Se è successo, resisti a quello che è palesemente un bluff. Stordito, cosa diceva? Puoi fare una sorpresa? Se fallisci, sì. Ok, tocca a me. Aspetta. Confermo. Bene. Quitta! Ciao Giacomo! Ciao! Quitta! No! Ok. Questa è la follia. La sentite, la follia? La casa della follia. Quanto c'ha quel mostriciattolo lì? Questo c'ha 6 di vita. Secondo me ce lo sparamo alla grande. Che sei, guarda tu. Attacchisci. Attacco. Io puoi attaccare pure con la magia, eh? Sì, però... La magia non la tengo. Attacchi come? A mani nude? Mani nude. Attacca senza armi. Attacco incantesimo, arma da taglio, arma pesante. C'è un cacchio? No, bene, quello che cos'è? Mi fa dare 2 dadi al più. Sei sicuro che se riesci a cacciare scacciare il dolore delle ferite dalla tua mente resisterai abbastanza a lungo da contrattaccare? Quanto c'hai? 2, altri 2 dadi però. Ok, castello. 2. Se è successo, l'avversario lascia scoperto un fianco
molto presto e ti getti di peso su quel due danni punto, prende. Subisce due danni. Falli. Ok. Bene, che fai? Ce le provo, ma non riusciamo a tirarlo giù, dai. Ma solo una volta al tirapugni? No, tutte le volte. Equipaggiamento. Sì. Scatena una rapida raffica di pugni nella speranza che vada a segno un numero sufficiente a fare la differenza. 2, 4, 25. Ok. 3. Se è successo, colpisci più volte l'avversario sul petto e allo stomaco, lasciandolo piegato in due al dolore. 4. Il mostro subisce danni pari al risultato della prova più 1. 4. Morto. Madonna, l'hai sbragato proprio. Altro che Becky. Cavolo, io volevo sparare. Ah, finito così, proprio, fa merda. A me non ce la sono tolta da mezzo. E io provo a investigare qui. Tanto l'unica cosa posso fare. O posso aprire la porta? Ma puoi aprire la porta? Apri la porta allora. Lì sto arrivando io, cioè penso io lì. Cerchi di entrare, ma il negozio è chiuso e la porta è chiusa a chiave. Dopo qualche istante senti una voce dall'altro lato che chiede: parola d'ordine? Puoi cercare una parola d'ordine nell'oggetto unico simbolo del culto. Te ce l'hai? Io, quindi faccio io, fai annulla tu. Allora fai l'altro. Ora fai vedere le azioni, i movimenti azioni, sì. Evidenziano con le freccettine. Sì. Mi facevi vedere. Ah, sì. Allora questa è una cosa importante. Se faccio annulla io non spreco nessuna azione. Però se faccio controllo il simbolo, fatti strada con forza, io spendo un'azione. Quindi quello è il simbolino proprio dell'azione, quindi finché controlli e poi torni indietro e fai annulla non succede niente. Esatto. Quindi in questo caso ti conviene fare questo, perché il simbolo tanto ce l'ho io, quindi è inutile che lo fai tu. Cerca. Lughi tra la spazzatura. 4. La morte. Niente. Veramente la morte. E niente, andiamo again. Termina la fase investigatori, conferma. Da un tubo che corre lungo la parete all'altezza della testa si sprigiona un getto di vapore rovente che colpisce Diana Stanley in faccia. Diana Stanley subisce 3 danni a faccia in giù. Poi Diana Stanley scatta un indizio per ogni danno subito. Un indizio? Per ogni danno subito. Quindi uno lo neghi e scatti due indizi. Casuali o li scelgo? No, li scegli, dai. Quindi... Per ogni danno subito, quindi devi scattare due. Due. Devo scartarli o scatta. Cadono? Quindi ti cadono. Quindi cadono? Sì. Si può scartare le scarpe sì, sì. Cadono? Alcuni membri della folla iniziano a intonare un'orrida melodia gracidante e in tutta risposta il mare stesso sembra unirsi al coro. Le note inumane che echeggiano per tutti i vicoli e le vie della città, insinuandosi in elementi di chiunque le senta. Ogni investigatore subisce 2 errori a faccia in giù. Pacifico. Se ci dobbiamo iniziare a curare? Sì. Non tu vorrei dire? No. Che fatica. Quando i versi del canto echeggiano nella nebbia, un'orrenda creatura pesciforme emerge dalle acque e raggiunge la spiaggia. Generato un mostro abitatore del profondo come indicato. Ma è mampestata.
Allora, questo mostro è un acquatico, può muoversi attraverso i bordi invalicabili che rappresentano l'acqua. Tipo questi qui, qui su. Però vabbè, poco importa. Io ho poca autonomia, ti avviso. Vabbè, se mai ti metti in un lato e... dai la poppa. Continua. La folla si muove di due caselle verso la stanza pontile. Lord trascina a sé chiunque sia stato folle da lasciarsi sommergere dalla marea di colpi. Ogni investigatore in una casella che ha occupato durante questo movimento subisce un danno a faccia in giù, diventa stordito e si muove fino alla casella del morto della folla. Ok? Il mostro abitatore del profondo si muove due caselle verso l'investigatore più vicino. Poi attacca l'investigatore con meno danni nella sua casella. 1, 2. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro introgittata con il valore di orrore più alto. Dopo che tutte le prove di orrore sono state risolte, premi il tasto fine fase. Fine fase. Alla grande. Confermo. Bene, il turno nostro. Io perdo stordito. Tocca a me. Tocca a noi. Chi tu cattia? Allora, io farei due passi avanti e parlerei col tipo. Sì, però devo prima guardare il simbolo del... Ah, beh, da lì. No, da lì lo guardi. Ok. Oppure devi tirare su. Vabbè, vado a tirare su io. Vado a tirare su io. Sì. Ok, allora, portami avanti. Controlla il simbolo del culto. Girando il simbolo che tieni in mano, noti una parola incisa sul retro. Dagon. Mormori questa parola e un istante dopo senti scorrere un chiavistello dall'altro lato della porta. Ottieni un indizio. Okay. Il retrobottega è ingombro di casse e scatole, collocate alla testa da negozio di magia. La porta e la parete, come indicato, e scartate tutti i segnali in esplorazione che conducono ad essa. Bello il negozio di magia, perché in quell'altro c'è un negozio e basta. Aula, fognature, cappella, sala lettura, via d'angolo, archivi, salotto, bar, cappella, negozio di magia. Come va con le poltrone così, giusto? Ok, continua, lo vediamo. Non so dove più mettere. Benissimo. Continua. La figura che ha aperto la porta si fa avanti e ti saluta. Salve! Colloca il segnalino persona come indicato. Una vecchia radio è stata appoggiata su una sedia del retrobottega, ma emette solo flebili scariche elettrostatiche. Collocate il segnalino come indicato. Una scatola tra i molti oggetti insoliti esibiti attira l'attenzione, collocate il segnalino come indicato. Accanto a un quadro c'è un estintore appeso al muro, collocate l'oggetto come un estintore come indicato. Una strana statua esibita all'interno di una teca di vetro nell'angolo, collocato il segnalino. Bene. Accanto alla porta noti una piccola ma solida scaffalatura che potresti usare per bloccare l'entrata al negozio. La porta a vetro e il negozio si affaccia sulla via, collocato il segnalino esplorazione come indicato.
Elena, ma no. Ok. Puoi muoverti di una casella fino all'area esplorata. Mi muovo. Mi muovi. Questo lasciamo. Prima va dopo. Bene, adesso tocca a me. E queste due direi di ignorarle. No, no. Sarà. Io qui dentro prenderei tutto. Sì, no, infatti dico 1 e 2 semplicemente, perché tanto è le uscite per il. Io parlo con la signora. Tu parli con la signora? Beh, tanto io ho finito. Ah no, c'è un'altra azione. No, ho finito perché una era. Sì, esatto, uno movimento. No, c'è un altro movimento, posso arrivare fino a di qua. Arriva di là. Così poi dopo faccio la pulizia. Quindi io faccio uno stordito, lo volevate. Uno e parlo con la signora. Non capita spesso di ricevere visite dall'ordine. Come posso aiutarla? Signora, signora Marsh. L'ordine di Innsmouth è stato fondato da Abed Marsh, ma tu questo lo sapresti se fossi un vero membro. Ottieni un indizio. E intuendo che non sei un membro dell'ordine, la donna sfodera un lungo pugnale. Scarta questo segnalino a persona e genera un mostro cultista come indicato. Maremma pestata. Sarebbe uscito comunque. E io ho un... sì, sì. E io mi... mi adeguo. Bene. Quindi abbiamo quello che viene da lì, quello lì. Mazzo così. Conferma. Un rumore solitario di una sirena da nebbia echeggia tra le pareti dell'edificio buio. Questo evento dei miti ha effetto su ogni investigatore. Che bello. L'eco è disorientante, ma forse fornirà un minimo di copertura alle tue attività. Se hai su... ah, ok, vai, tira. Prima tu. Su... percezione. Ok. Fatto, passato. I tuoi rumori sono completamente coperti dal lamento. Io percezione. 4. Dai, uno l'ho fatto. Se successo, i tuoi rumori sono completamente coperti dal lamento del corno. Ok. La folla si muove due caselle verso vicolo 2. E l'orda trascina chiunque e non attacca nessun investigatore. Il mostro abitatore del profondo si muove di due caselle verso l'investigatore più vicino. Qui attacca l'investigatore con meno danni nella sua casella. Nessun investigatore. Benissimo. Il mostro cultista si muove di due caselle verso l'investigatore più vicino. Qui attacca l'investigatore con più attaccamento. Nella casella sei già, quindi a posto. Il mostro attacca. Il fanatico sferra un colpo di bastone alle caviglie e che ti fa perdere l'equilibrio e precipitare per terra. Subisce due danni e nega. E vaffancina, un danno. A faccia in su. Solo un colpo di striscio risolvi immediatamente nessun effetto e gira in faccia in giù questa carta. Quindi io ho 4 danni. Ogni investigatore effettuare una prova di orrore contro il mostro introgettata con il valore di orrore più alto. Dopo che tutte le prove di orrore, quindi tutte e due, ah, vai prima tu. Barbara inizia adesso con le... c'è una telecamera? È vero. Il fanatico sussurra un messaggio che solo tu puoi sentire. I tuoi amici vogliono ucciderti. Tira. Tira. Che gioco è? Si chiama La Casa della Follia. È un gioco cooperativo investigativo dove si impazzisce, fondamentalmente. Allora, io faccio l'altro, sempre sul cultista. Effetto una prova di errore, conferma. Il tuo avversario sbatte un bastone ferrato a terra e sul pavimento si apre una crepa che spunta un occhio enorme che
che pianta il suo sguardo fisso su di te. Subisce un orrore. Nega. Saruman! No, okay. C'ho un indizio. Utilizzerò un indizio. Anzi. No, un orrore. Guarda, c'ho una volta per round e ritiro un dado. No, è uno. Ne bastava uno. Perché? Perché? Un orrore. Beh, mica lo voglio via. Ah, ma ne bastava uno. Poi gira a faccia in su. E non ne ho fatto neanche uno, erano questi tre. Ah, ok, scusa, non... Poi gira a faccia in su un errore, un orrore. Un errore. Tieni a faccia in su. Dopo che hai terminato il tuo turno, entro gittata di un altro investigatore, tira a faccia in su, gira a faccia in su, un errore, un orrore. Cosa vuol dire? Fa vedere. Okay. Dopo che hai terminato il tuo turno, entro gittata di un altro investigatore... È finito, eh? Cioè, se sei ingittato di un altro investigatore, a fine del tuo turno devi girare in su un orrore. Figata. Conferma. E... lo schiattiamo? Il cultista? Tanto poi entra quello lì. E ci spacca proprio di brutto. Ok. Comunque, se sei interessato a questo gioco qui, La Casa della Follia. Basato su? Basato sui racconti di Lovecraft, H.P. Lovecraft. Tanta robina, veramente. Uso fiamma azzurra, almeno così non mi devo muovere. Sì. È un Kamehameha, tipo. Sì, è un'arma da cosa fuoco, fai? Tecnicamente. Considera questa carta come una fonte... Allora, innanzitutto andiamo sul mostro, che è il cultista questo qui. Attacca. Attacca con un incantesimo. Quando invochi il terribile potere richiesto... Ma mi hai inteso come incantesimo o come arma da fuoco? Aspetta. Richiesto per scagliare la tua maledizione, un coro di voci nella tua mente ti incita a reclamare ancora più potere. Più potere, più potere, più potere. Dai, tiri i dadi. Su sapienza. Se hai subito 3 danni o più orrori, tira 2 dadi aggiuntivi. Quanti errori hai? 3. Puoi tirare 2 dadi. Comunque tiravo 5. Ah, perfetto. Se hai successo, ti concedi un sogghigno malefico e quando un flusso di energia sovrannaturale scaturisce dalle tue mani, il mostro subisce danni pari al risultato della tua prova. Quindi 3. Se vuoi faccio anche il 4. Poi gira l'incantesimo che hai attaccato. Vero, i incantesimi hanno... hanno il doppio flusso, cioè fanno danni, però poi ti becchi pure il ritorno. Le fiamme che scagli si fanno più intense, trascinando la tua energia vitale nel loro bagliore. Gira a faccia in su un danno e un orrore. Vai, un danno. Quando ti muovi di 2 più caselle come parte di un'azione in movimento, gira faccia su un danno. Sì. Subisci un danno a faccia in giù aggiuntivo, poi gira a faccia in giù questa carta. Più altro danno. E poi gira a faccia in giù quella. E poi te ne devi prendere un'altra di quelle magie lì. Posto? Quanti danni hai fatto? 3. Ok. Vuoi riattaccare? Non so se attaccare o curarmi. Curati. Tutta la vita, curati. Orrore o ferita? Orrore. Ferite. Ferita. Ah no, vedi che te c'hai 8 di ferita, è orrori. Orrore? Sì. Allora uso... però non la scarto. Mi rimane, quindi la posso riutilizzare. Sì. Puoi scartare, è un'azione. Vai. Scarto uno di questi. Io invece gli sparo a sta tipa, perché mi ha rotte le scatole. Sì, gli sparo.
E poi mi sa che mi curo un... Vabbè. Prima gli sparo. Attacca. Attacca! Con un'arma da fuoco. Ti sforzi di compensare la tua mira con un abbondante volume di fuoco. Quindi spari, ricarichi e spari di nuovo. Due agilità. Agilità c'ho 4, se non sbaglio. Una volta per round, poi come la fa tirare? Sì, lo faccio. Ma che sfiga, porca miseria! Se fallisci, manchi completamente il tuo nemico. Ci riprovo. Ma che... Cazzo di sfiga. Se fallisci, il rinculo ti sbilancia e il colpo va a vuoto. No. Sempre 4, c'avevi, sì, sempre quello. È bello che mo entra pure quell'altro, ci fa un culo così. Un culo tanto. Dai. Mannaggia la miseria. E niente. Ai. Il terribile e inesorabile trascorrere del tempo viene improvvisamente rivelato in tutta la sua forza. È la vostra mente ossessionata dalla mortalità incombente. Ogni investigatore subisce due errori a faccia in giù. Nega. Vai, prima te. Cosa? Nega con volontà. Due di volontà. Uno. Siamo morti. A faccia in giù. Anch'io. Su volontà. Siete. Sei più tutti due. Ma porco due! Quanti errori c'hai? Io ce n'ho 4 al momento su 7. Dopo che è terminato il tuo turno, entro il gittato dell'investigatore gira un errore a faccia in giù. Il tuo turno. Aspetta, era questa qui. Lascia cadere due oggetti casuali, poi gira a faccia in giù questa carta. Pure è disordinata. Chissà quali faccio cadere. Non c'è stato più niente. Porca miseria, porca. Arca. Uno dei cittadini scocca un'occhiata dalla cappella e al suo campanile svettante, poi cerca di aprire la porta chiusa a chiave. Non potendo entrare all'interno, spacca la sua lanterna contro la porta, riversando su di essa un getto d'olio incendiario, collocato in incendio come indicato. La folla si muove di due caselle verso la stanza vicola d'angolo. Ok. Il mostro abitatore del profondo si muove le caselle verso l'investigatore più vicino. Il mostro attacca e attacca a me. Senti braccia gommose e ti spinge la faccia dell'acqua salmastra tentando di affogarti. Subisci due danni a faccia in giù e un orrore. Quattro. Porca miseriaccia. E un orrore. Tieni a faccia in su, quando effettui la prova di volontà, tira un dado in meno. 5 su 7. Se subisci uno o più danni diventa frastornato, quindi non diventa frastornato.
Il mostro cultista si muove di corsello verso l'investigatore più vicino, poi attacca l'investigatore con meno aluce, quindi attacca sempre me. Il mostro attacca. Il fanatico ti stringe a sé con un braccio, poi ti sferra una rapida raffica di pugni e di ginocchiate, rischiando di lasciarti senza fiato. Subisci due danni a faccia in giù. Nega forza. Niente, sono proprio spiegato. Non ne becco neanche uno. Continuo. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore. Allora, questo c'ha orrore 2. Questo c'ha orrore 2. Chi preferisci PA dai due? Quale fa più orrore? Quello che te pare. Dai, tu fai il mostriciattolo. Il tuo avversario si gratta distrattamente, poi getta via quello che sembra un brandello della sua pelle, ma che, quando cade ai tuoi piedi, ti accorgi di essere un frammento di pelle umana, della stessa tonalità della tua. Subisci due errori, meno uno nega. C'hai due. No, per l'11. Sì, meno uno nega poi. Un errore lo subisci. Nessun effetto gira in faccia in giù questa carta. E tu sei a 4. Invece lo faccio dal cultista. Il fanatico ti rivolge quello che quasi sembra un sorriso amichevole, rivelando una fila di denti marci e anneriti. Subisci un orrore a faccia in giù, nega. Io prima lanciavo 3, adesso lancio 2. Ok, 1. Niente. Andiamo avanti. Ok. Amore, cosa fai? Ti butti in mezzo alla mischia e inizi a picchiare a pugni. O continui a lanciare magie e impazzì? No, mi butti in mezzo alla mischia. Il problema è che perdo un'azione facendo così. Vabbè, però almeno iniziamo a spolti un po' qui in mezzo. Almeno inizia a spolti questo. Che non mi viene andare avanti sul cultista. Vuoi andare avanti sul cultista? Gli manca 3 al cultista. E invece quell'altro c'ha 8 deferite. Appunto, finiamo cultista. Se no ce ne rimangono 2. Va bene. Quindi attacca il cultista. Sì. A pugni. Senza armi. Sì, cioè il tiro a pugni. Lanci una sfida al nemico mostrandogli i pugni e quello si ferma un istante per squadrarti. Carisma 3. Però più 2, 5. Se hai subito 3 o più danni, tira 2 dadi extra. Se è successo, sfrutti la confusione momentanea dell'altro a tuo vantaggio e gli sferri un possente gancio alla testa. Il mostro subisce danni pari al risultato della tua prova. 3. Voluto. Pari e patta. Confermi? Quindi, quando la proprietaria del negozio crolla a terra, perde la presa sul pugnale, poi cade a terra con un clangore, colloca l'oggetto comune pugnale rituale nella casella. Oggetto comune... pugnale rituale... coltello... E ci stanno una dietro le quinte in questo momento. Pugnale rituale. Tac cling. E muore. Il cultista. Bene. E niente, ti fermi. E io picchio quell'altro. Attacca. Con un'arma da fuoco. Punti l'arma contro l'avversario e spari un paio di colpi in rapida successione. 4.
tiro un dado. Niente. Se fallisci, il colpo sfiora la figura e l'altro la manca letteralmente. Cioè, di prova. Niente, stasera proprio i dadi. Sfortuna in gioco, fortuna in amore. Arma da fuoco. Ti metti in ginocchio, prendi la mira e poi fai fuoco. 2 agilità. Niente, niente. Niente. Se fallisci, il colpo si perde oltre avversario senza fare danni. Cioè, io ho un'arma potentissima, non gli sono riuscito a incastrare un attacco. Non gli ho fatto un danno. Niente, che devi dire? Andiamo avanti. Conferma. L'incendio si propaga fuori controllo. Colloca un incendio in una casella adiacente a una casella con un incendio. Propaga incendio. Una statua cade dall'alto rischiando di colpire qualcuno. Questo evento dei miti ha effetto sull'investigatore con meno danni in una stanza strada o vicolo. No. La folla si muove di 2 verso la stanza via 2. Mannaggia, ma perché hanno fatto sti pallini così? Va bene, vediamo le statuine. E di voltosi. Continua. Nessun investigatore introgittata. Il mostro abitatore del profondo si muove 2 caselle verso l'investigatore più vicino. Poi attacca l'investigatore con più carisma. E attacca me, ovviamente. Il mostro attacca. La creatura emette un orribile suono gracidante mentre ti salta addosso, squarciandoti con le sue molte file di denti aguzzi. Subisci 2 danni, forza nega. Forza nega. Niente, cioè io un danno lo prendo. Quanti danni sei? Solo un colpo di striscio gira faccia in giù. 5 danni. Dopo per forza lo devo curare. Deve effettuare una prova di orrore. Quindi prima tu. Gorgogliando tra sé e sé, il tuo avversario si dilegua tra ombre e cerca di nascondersi. 2 percezione. Sto giocando anche per barba. 1. Non ce li ho. Ah. Quindi un orrore tra lo becchi. Un orrore te lo becchi. Faccia in su. Un orrore a faccia in su. Tieni a faccia in su. Dopo che hai terminato il tuo turno in una casella con un altro investigatore, prendi un oggetto a caso di un altro investigatore nella tua casella. No, non è del tutto male. E sei a quota 5. Te ne manca un altro per impazzire. E diventa frastornato. Madonna. Io pure. Nell'aria aleggia un forte fetore di pesce, frutto dei vapori rivoltanti esalati dalla creatura. Quindi ne tiro uno in meno, quindi anziché 3 ne tiro 2. Ovviamente. Se fallisce l'odore di nausea, gira a faccia in su 2 orrori e diventa frastornato. Subisci un orrore a faccia in giù aggiuntivo per ogni incantesimo che possiedi. Poi gira a faccia in giù questa carta. Vabbè, non ce l'ho incantesimo. Risolvi immediatamente nessun effetto, gira a faccia in giù questa carta. Andata bene. Poi diventa frastornato anch'io.
non mi ricordo. Vuol dire che non puoi spendere indizi per convertire i risultati dei tuoi dati. Vabbè, non è un problema. Non ce ne abbiamo. Esatto. Bene, lo facciamo fuori a sto schifoso? Vai. Attacco. Attack. Beh, noi siamo qui. Attacca senza armi. Lanci una sfida al nemico mostrandogli il pugno e quello si ferma un istante per guardarti. Carisma 3. Te non c'è niente per potenziare il carisma, giusto? D'altro d'altro, amore, si attacca a mani nude. Ah. Non di più. Per quello continua ad attaccare a mani nude. Oh. Se hai successo, sfrutti la confusione momentanea nell'altro nel tuo vantaggio di sferi un possente gancio in testa. Il mostro subisce danni pari al risultato della tua prova. 3. Bene. Ci riprovi? Quando ciao, spegnete. Ah, vabbè, devo fare attacca senza armi. Afferri l'avversario per il polso prima che quello faccia calare il suo colpo, poi ruoti su te stesso, gli torci il braccio e tenti di scaraventarlo a terra. Quanto c'hai tu di agilità? 4, era quelli che avevo tirato prima. Quindi, se hai successo, il tuo avversario si schianta per terra con un tonfo, il mostro subisce 3 danni e siamo a 6. Se fallisci, il massimo riesce a tenere. Adesso ci provo io ad attaccarlo. Quindi attacca. Ma attacco anch'io a mani nude. Tanto c'ho forza 4. Senza armi. Ma che cacchio sta vecchio. Carisma 4. Carisma 4. Se hai subito 3 o più danni, tira 2 dadi extra, quindi 5. Se hai subito 3 o più danni... Se hai successo, sfrutti la confusione momentanea in altro... Il mostro subisce danni pari al risultato della tua prova. Quindi ho fatto 3. L'abbiamo ammazzato. Mi ferma. Con la seconda azione raccogli oggetti da terra. Allora, questa è la mia seconda azione. No, no, questa è la mia prima, giusto? Quindi arcolgo su tutto. E alla fine, dopo che hai terminato il tuo turno, in una casella con un altro investigatore, prendi un oggetto a caso da investigatore della tua casella. Cioè, guarda anche quello delle... Sto prendendo la lampada d'olio, ma... Cos'è? Mentre quello delle ferite, cos'è che diceva? Quando ti muovi di 2 o più caselle... Okay, niente. Qua non c'avevo indizi. Okay. L'incendio si propaga fuori controllo. Colloca un incendio in una casella adiacente a una casella con un incendio. Via. Propaga incendio. Con uno schiocco e un sibilo le fiamme si fanno più intense. Questo evento dei miti è effetto su ogni investigatore in una casella con un incendio o adiacente a una casella con incendio. Nessun effetto. Dopo aver circondato l'edificio, la folla sfonda le finestre dell'hotel e lancia una torcia all'interno del tentativo di stanarvi con il fumo. Collocate l'oggetto comune torcia come indicato. Ha tutto fuoco. No. Sì, ricordi che ha tutto fuoco. Cosa prende l'estintore e inizia a spegnere. Torcia.
Continua. Le fiamme della torcia si diffondono rapidamente presso l'interno dell'hotel. Baffo, presto collocate l'incendio come indicato. La folla dei cittadini infuriati si allontana dalla vista. Rimuovete il cosaccio. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro entro gittata, che non c'è. Bene. Termina la fase dei miti. Conferma. Bene. Allora, abbiamo tutto a disposizione. Io inizierei a levarmi ferite. Oh, poi ti rubi questa da me. Allora, io mi levo un danno a faccia in giù. Anzi, devi partire prima te. Arrivo. Allora, scarti un orrore a faccia in giù. Scarta fino a due danni a faccia in giù, poi scarta questa carta con le bende. Vabbè che a te non te frega tanto. Però potresti curare me. Eh no, però quello lo puoi utilizzare su di me. Abbiamo perso il trastornato. Aspettiamo, che arriva anche Bar. Ah, che bello questo gioco. Mi piace tanto, ogni volta a giocarlo mi piace tanto, che si arriva sempre sul filo di lana. Vediamo, vediamo. Eccoti qui. Ritorna Bar. Si riempie la sedia qui accanto. 3, 2, 1. Non sono più marsupiale. Oh, hai anche una pancia del seno. Chi ci guardava era abituato a vedermi con il. Esatto. Il pancione. Quindi, adesso non c'è più il pancione. Esatto. Facciamo il marsupiale. Allora. Con le pancia comunque. Oh, parla lui. Allora, io ti consiglio di fare 1 e 2. Vedendo l'andazzo. Devo togliere l'errore. E come sei messo? Male, però io c'ho scarto un errore, diventa concentrato. E poi tu un altro investigatore in gittata potete scattare un danno a faccia in giù. E io c'ho la sfoltilli. E poi mi puoi rubare questo a fine del tuo turno. Ok. Va bene, allora azione, faccio questo. Scarto un orrore a faccia in giù e l'altra faccio fino a due danni a faccia in giù. Poi scarta questa carta. La metto sotto, tanto queste non si riprendono. Ok, io ho fatto le mie azioni. Ok. Yes. Quindi io invece faccio. Scarta un danno a faccia in giù. Dove scartate i danni? Oh. E poi mi. Ah, devi rubarmi questa? Perché? Perché me la devi rubare. Ok. Quella è comoda per te. Ok. Scarta un orrore e diventa concentrato. Quindi scarto anche un orrore. Mannaggia la miseria, va bene. Scarto questa e divento concentrato. Ok, abbiamo finito. Io questa la posso utilizzare anche come arma da fuoco. Ardaglie. Sì, dipende poi quello che ti dice lì. Non è che la puoi utilizzare come arma da fuoco. Tu attacchi con l'incantesimo, poi ti dice lui che cosa devi fare come l'incantesimo. Perché ti può dire.
fai tanti danni quanti dadi, fai tanti danni quanto l'arma, l'incantesimo. Ma perché c'è il simbolo e non lo della pistola? Perché lo puoi fare anche introgettata. Ok, non abbiamo fatto un cazzo sto giro, ci siamo giusto rifillati. L'incendio si propaga fuori controllo, collego un incendio, una casella adiacente e una casella con un incendio. Ah, con l'estintore poi possiamo spegnere tutto, eh. Partiamo sul presupposto. E puoi spegnere sia dove stai che quella adiacente. Okay. Propaga incendio. Da ogni angolo risuona un orrendo rumore. Un orrendo rumore pulsante. Questo evento dei miti effetto su ogni investigatore in una casella esterna. Effetto. Culo. Eccone un altro. La folla invoca qualcosa all'unisono, urlando in una lingua che non conoscete. E una creatura ripugnante emerge dalle acque. Il fuoco fa danni anche a loro. Il fuoco fa danni anche a loro. Quanti danni faceva a loro? Non mi ricordo. Due danni, se non sbaglio. Generato un abitante del profondo come indicato. Orco 2. Qualcuno sembra aver capito che avete intenzione di usare un'imbarcazione per fuggire. La folla inizia a spostarsi verso i moli per fermarvi una volta per tutte, mentre numerosi cittadini si preparano alla massa. Niente, sta morendo la battita 3. Generate un mostro figlio di Dagon, come indicato. Sto figlio di Dagon. Nim. E il fuoco. Abitante del profondo si muove di due caselle verso l'investigatore più vicino. Incendio. Mannaggia, se ne piglia solo uno. Ogni volta che un mostro inizia la sua attivazione in una casella con un incendio, si muove in tale casella, subisce un danno. Quindi qui si prende un danno. Esatto. Spostandosi ancora si prende un altro danno. E basta, si muove di 1, 2, esce fuori. Adesso l'investigatore non è. Perché va di là? Perché di qua è... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Invece da qui deve fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché qua c'è un incendio? È perché hanno lanciato la torcia che ha preso fuoco anche da qua. Il mostro figlio di Dagon si muove di due caselle verso l'investigatore più vicino. Poi attacca 1, 2. Che qua non si vede. Che bello. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro introgittata con il valore dell'orrore più alto. Sì. Dopo che tutte le prove di orrore sono state risolte, premi il tasto fine. Non ci vede nessuno, no? Abbiamo ancora un momento per rifocillarci. Possiamo chiamare la barca? Questo, se non mi sbaglio, era la radio della barca. Spoiler! Possiamo chiamare la barca. Poi c'è anche da cattare su questi. C'è andare a prendere la torcia. La torcia adesso non c'è pezzo nemmeno per prendere. Beh, Dagon non dovrebbe essere tanto cattivo. No. Dagon, quanta vita c'ha? 12. Ecco, 2. Ecco già là. La radio. La radio emette una serie di scariche elettrostatiche. Poi arriva. Qui è il capitano Lively. Al momento ho gettato l'ancora al largo della baia di Ismaut. C'è qualcuno che mi riceve?
e può farci salire a bordo. Craven, sei tu? Evidentemente il capitano si aspettava qualcun altro, quindi gli spieghi la situazione. Non credo sia il caso di far salire a bordo degli sconosciuti dal cuore, nel cuore della notte. Come faccio a sapere che posso fidarmi di voi? Dove dati? Quanto c'hai tu? 3. Dov'è? Madonna, morte. Qua. Ma no. Sono persi sulla mappa. Niente? Mi spiace, ho preso l'abitudine di non far mai salire a bordo i passeggeri sconosciuti da Isma. Io c'ho un pochino di più di carisma. E c'ho anche concentrato. O ce riprovo. Tanto se mi muovo non posso fare altrimenti. Se te muovi qua? Perdo l'azione. E tanto ci vuoi riprovare? Così almeno io mi muovo qua. Sì, dai, ci riproverò. Vai, prova. Sempre sì. Carisma. Oh. A me, porco Dio. Mi è fuggito. Almeno una volta per partita deve andare un po' a terra, amore. Ma è proprio la legge. È una legge, i dadi devono volare a terra in un modo o nell'altro. Sono stato mandato a prendere l'agente Craven. Verrò a prendervi, ma dovete trovare Craven e portarlo con voi. Dopo una breve pausa continua a parlare. Con questa nebbia non si vede più niente. Accendete una lanterna sul molo nel punto dove volete che venga a prendervi e suonate la campana di segnalazione quando siete pronti a essere recuperati. Io c'ho ancora... No, forse ce l'hai tu adesso. La lampada d'olio. Forse dobbiamo andare lì su. Però dobbiamo trovare prima il tipasto. Non funziona mai. Tutto adesso già avanti. Bene. Ma direi di fare un fine primo tempo e... Per fare cosa? Ah, cosa? Intanto troppo siamo morti. Arrivano quelli, ci aprono come delle... Dai, io mi sposto di qua e tiro sull'estintore. E... Rimanere. Tanti saluti. Vai. L'incendio si propaga fuori controllo. Colloca un segnalino in una casella adiacente a una casella con un incendio. I ratti compaiono negli angoli in ombra delle crepe lungo le pareti e camminano come se guidati da un'intelligenza superiore. Questo evento dei miti ha un effetto su ogni investigatore con un potenziamento. Non ce l'abbiamo nessuno. Il mostro abitatore del profondo si muove un massimo di 2 caselle per avere... Allora, intanto becca un danno. Per avere più investigatori possibili nella sua casella. Poi attacca ogni investigatore nella sua casella. 1, 2. Nessun investigatore entro 2 caselle. Il mostro abitatore si muove di 2 caselle verso l'investigatore più vicino. Il figlio di Dagon si muove di 2 caselle verso l'investigatore più vicino. 1, 2. Si arrivano insieme. Poi attacca. Nessun investigatore. No. Allora, ogni investigatore deve effettuare una prova di errore contro niente. Andiamo avanti. Conferma. Tocca a me. Che famo? O vieni qui a catti una di queste due cose. Forza. Eccola. Qua. Una delle due. Ah, fa questo.
Sul bancone è situata una scatola di legno dotata di molti pennelli, pannelli scorrevoli. Cerca. Prendi la scatola con te, se riesci a risolvere il rompicapo forse potrai aprirla. Ottieni l'oggetto unico scatola del rompicapo, poi scarta questo segnalino di cerca investigatore che possiede la scatolina del rompicapo. Puoi tenere là. Vuoi andare a vedere la rompicapo? No. Aprila. No. Ho fatto un movimento, non lo posso fare. Fai chiudi. E allora io faccio questa. Una strana statua è esibita all'interno di una teca di vetro. Scassina la serratura, rompi il vetro. Scassina la serratura. La teca è protetta da una semplice serratura. Estrai uno spillone e tenti di scassinarla. Quanto sei? 4 di percezione. Ottimo! Ritiro un dado. 2. Sblocchi la serratura della teca e il pannello di vetro scorre silenziosamente. Estrai la statua dalla teca e noti un'etichetta appesa al lato posteriore che recita: in vendita dalla famiglia Marsh, contattarli per stabilire il prezzo. Ottieni un oggetto, pietra grottesca e un indizio, poi scarta il segnalino di cerca. Oggetto unico. Sì. Già me l'hai dato il segnalino? Sì. Ah, ok. Me ne ho preso un altro. Ok. A questo. A questo. Mannaggia. Devi fare. Puoi fare un'altra cosa? Questa era un'azione. Apri una porta. Apro questa qui. Gini che piange. Ho detto che alle 2 l'autonomia mia finisce. Un vicolo buio si affaccia a est dell'edificio. Collocate le tessere via d'angolo, vicolo 1 e la porta come indicato. Scartate tutti i vostri segnali di esplorazione vista. Quindi via d'angolo. Via d'angolo. Mi dai una mano a spostare le carte? No. Metti le... Vabbè. E vicolo 1. Piccolo 1. E i voltosi stanno facendo ancora il giro? Sì, molto probabilmente sì. Ah, porta. Bisogna mettere la porta. I voltosi infatti sono lì. Vedi un ubriacone accasciato contro una cassa, colloca il segnalino per suona come indicato. Una porta conduce a un edificio. Le due porte conducono a un piccolo edificio. L'altra estremità. Benissimo. Non ti fa andare avanti, quindi ti fa che accade, ma non. Ma guarda, tutto sommato sono contento. Sento la morte che si avvicina. L'incendio si propaga fuori controllo. Colloca un incendio in una casella adiacente. Anzi, puoi metterlo anche qui dentro. Questa è la casella. Metto qui. Propaga incendio. Il corridoio davanti a voi serpeggia e si prolunga all'infinito. La sua lunghezza è impossibile. Impossibile. Ogni investigatore in una stanza corridoio, disimpegno o vicolo
No, non ce l'abbiamo. Niente. Benissimo. La folla si muove di caselle verso molo dei noleggi. 1, 2. La folla si riversa sui moli e inizia a distruggere e a bruciare. Anche qui accanto. Il mostro abitatore del profondo si muove di due caselle. 1, 2. Secondo me è questo il tipo. Nessun investigatore. Si muove di 2. 1 e 2. E qua ci prendiamo gli errori. Nessun. Aspetta, il mostro finale si muove di massimo 2 caselle. Per avere investigatori possibili alla sua casella. Poi attacca ogni investigatore nella sua casella. Perché nessun investigatore entro 2 caselle? Ah, 2 caselle in movimento. Si muove 2 caselle verso l'investigatore più vicino. Ah, si muove di nuovo? Sì. Sto giro fatto più movimento. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro una progettata. Sa che abbiamo finito. Facciamo le prove. Ah, probabilmente d'orrore. Perché siamo morti. No, noti una strana patina luccicante sulla pelle. Subisci 2 errori a faccia in giù. Nega. Sì, ciao. Quindi un dado devo tirare. Sì. Quindi è automatico. 2 errori. Ne prendo uno solo, però. Perché? Se stai per segnare 2 okay, errori, okay. Subisci un errore. A faccia in su? A faccia in giù. Ok. Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5. La gola del mostro, il figlio del drago, si gonfia fino a raggiungere proporzioni ripugnanti prima di emettere un urlo agghiacciante che ti batte i denti e ti dà la nausea. Subisci 2 errori. Io c'ho 3, però 2 perché c'ho un errore che me ne fa tirare uno in meno. Più uno rega, niente errori. Bene. Ok, abbiamo dato. Chi è? Non so, delle faccine che piangono. Finirò io da solo. Ciao. È stato un grandissimo piacere. Dai, proviamo a sdogare. Al massimo morimo, dai. Dai. Tocca a me. Sì, vai. Attacco. Con cosa? Col pugnale a mani nude. A mani nude. Fai molto più male a mani nude. Attacca. Mi ha preso la tosse. Vai. Cosa assegni un colpo forza 2. Forza 2. 3, 5. Cioè il tirapugno. 5. Ah, 5. Se fallisci non hai forza il controllo a sufficienza e sperare un pugno. Non c'è manco. Dai, riprovaci. Vai. 2. Se è successo, cogli il nemico alla sprovvista e il peso del tuo corpo 3. Fa 3 più danni. 3 danni. Non li segni. Dai, va l'acchiappa giù. Allora, io attacco. Proviamo quest'arma da fuoco. Prova. L'arma da fuoco. Miri alle gambe della figura nella speranza di rallentare l'avanzata. Agilità 2. 2. Se è successo, i tuoi colpi trapassano il piede e il polpaccio della creatura. Il mostro subisce pari danni all'arma. 4. 4. Ci riprovo.
Notando un movimento nell'angolo dell'occhio, ti volti di scatto, sfoderi la pistola e spari, cioè un fucile, spari all'altezza della vita. Percezione, dove sta? Percezione 4. 3. Se hai successo, freddi un avversario che voleva coglierti di sorpresa. Il mostro subisce danni pari ai danni dell'arma. 3, 4, 11, porco 2, per 1 non è morto. Cavoli, bravo. Termina. L'incendio si propaga fuori controllo, propaga di 1 il fuoco. Giù, uguale. Un incendio. Gli arti di Diana Stanley vengono spiegati a un'angolazione impossibile da una forza invisibile. Diana Stanley subisce 4 danni, forza più 1 nega. Forza i 3. Tutti e 4. 3 danni. Più 1 nega. 1, 2, 3. Quindi risolvi immediatamente e gira a faccia in giù. Tieni a faccia in su ogni volta che hai 3 o più oggetti, lasciali cadere tutti tranne 2. Quindi guardate subito. Gira a faccia in su un orrore e poi a faccia in giù questa carta. Diventa concentrato, poi gira a faccia in giù questa carta. Culo. Devi fare degli oggetti. No, se ti muovi. Ah, se ti muovi? Ah no, ogni volta che hai 3 o più oggetti, lasciali cadere tutti tranne 2. Tacca su tutti. Oggetti. No, non c'è scritto casuali? Ma oggetti, io direi che te fai cadere... Devo tenere 2. Questi sono... Ti tieni, tira pugni. La lente ingrandimento. Il pugnale amore è un oggetto. Ah, il pugnale è un oggetto. Scegli le due e il resto va tutto a terra. Gli indizi no. Non so, oggetti. Sì, sono oggetti. Sono tutti. Bella botta. Cambio 4 e 4. 5 e 4. Filo filo. Bene. Aspetta, mo devi fare anche... Mo impazzisci. La folla si muove 2 caselle verso molo 2. Quindi qua becca un danno. 1. 1, 2. Becca un altro danno. Nessun investigatore. La folla inizia a fare a pezzi il molo. Nel giro di pochi minuti sarà troppo tardi per fuggire. Ogni investigatore subisce un orrore e poi gira a faccia. Poi gira 2 orrori a faccia in su. Prima subisci l'orrore, divento impazzito. Quindi scatta tutto. E impazzisci. Guardatela un attimo. Quindi poi mi becco anch'io un orrore. Tiro a faccia in giù questa carta e girane 2 in su. Subisci un orrore a faccia in giù aggiuntivo per ogni incantesimo che possiedi, poi gira a faccia in giù questa carta, lascia cadere 2 oggetti casuali, poi gira a faccia in giù questa carta. 2 oggetti casuali, cioè questi 2, tanto poi riaccolgo tutti su.
Bene. Che palle. E continuo. Poi il mostro si muove di due caselle. Due. Nessun investigatore nella casella. Il figlio di Dragon si muove di due caselle verso l'investigatore più vicino, poi attacca l'investigatore con più forza nella casella. Quindi a me. Come sdoga. Il mostro attacca. Con un sordo sferragliare compare una lunga catena viscida, un nuovo tipo di arma con cui il mostro figlio di Dagon attacca facendo roteare all'impazzata, tintinnando e vibrando ogni fendente. Subisci 3 danni, meno 1 nega. Su, diciamo di là, 4. Lo fa tutti i successi. Ecco. Utilizzo un indizio. Quindi subisco 2 danni. Uno. Lascia cadere 2 oggetti casuali. E poi gira a faccia in giù questa carta. Siamo 1, 2, 3, 4, 5. 5 su a 7. Quando effettui una prova di... tira un dado in meno. Bene. Questa volta il tavolo 1 millimetro più avanti, tesoro. Sto a 6, e un altro colpo e sono morto. Vabbè, non sei morto? Sì, sì, sono morto. Sì, ma diventi ferito, com'è che era, poi c'è tutto un altro giro. Non te lo ricordi? Ah, quando... sì, giusto. Ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro entro gittata. Quindi sia tu che io dobbiamo effettuare prova di orrore contro questo. Il mostro figlio di Dagon reclina la testa all'indietro e lascia una serie di gracili gorgoglianti. Vai, due su percezione lì. Cos'è? Due su volontà. Volontà. Se fallisci, la cosa peggiore è che ti sembra di cogliere alcune parole in quella cacofonia. Gira a faccia in su un orrore, poi subisci 2 errori a faccia in giù. Non faccio durare. Questo lo potevamo far fuori. Il mostro Dagon sembra essersi smarrito in un pensiero terribile. Girando gli occhi all'indietro, una lunga scia di bava verdastra sgoccia nella sua bocca. Subisci 2 errori a faccia in giù. Nega. 2. Vabbè. Ok. Lo sdogamo. Lo sdogamo. Lo sdogamo, dai. Vai, 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 mani nude, mani nude, mani nude. Sì, anche perché il tipo, secondo me, è questo qui che dobbiamo portare in salvo. Ah, no. Vai. Mi apri. Ah, scusa. Come lo sdoghi? Mani nude, mani nude, mani nude. Cioè, da raccoglie sui... ora raccoglie. Ah, ma è raccolto. Io perché non c'ho niente. C'ho più niente. Perso tutto. Prendo tutto io. No, via che è meglio. Afferri il tuo avversario, che schifo. E cerchi di sollevarlo da terra. No! Forza 2. Vabbè, sì, però è 5. Però sì, è sempre 5. 3. Vabbè, 3. Se è successo, il tuo nemico si dibatte quando lo sollevi. Il mostro e un altro mostro nella sua casella subiscono danni pari al risultato della tua prova. Peccato. Morta. Quindi lui non c'è più. Seconda azione, caso su tutto. No, lasciami Becky. Te lascio Becky, to. Ma no, tu perdi sempre tutti gli oggetti. Fuggi, no? Come? Fuggi verso il tipo qui. Lascia gli oggetti lì, tu li perdi. Se hai 3 o più oggetti li perdi. Fuggite qua. Non c'è un oggetto per curarmi le... Mi tiro su giusto quello per curarmi le ferite? Fuggite qua. Puoi curare le ferite a faccia in giù. Solo quella a faccia in giù? Mm-hmm. E gli orrori. Orrori. Un danno a faccia in giù, c'è cioè questo. Sì, ma poi non te puoi muovere. Sì, non è che...
Fugge qui giù, lascia meglio gli oggetti a me. Che l'archiappo su io e fuggo. E quindi una qua. Io tiro su questo. Quindi tutti gli oggetti. La faccio in giù questa carta. Che te fa? Ok, vai. Seconda azione. 1-2. Pacifico. Ok. Vai. Porca miseria, lurida. Propaga incendio. La folla ha circondato il molo e lo ha distrutto. Quella era la vostra ultima speranza di fuga. L'indagine non è completa. Intuendo sì. Che avete intenzione di fuggire, la folla di abitanti si riversa sui muri, strappando gli assi dai pontili e appiccando il fuoco alle imbarcazioni. Ora che la folla ha stroncato sul nascere la vostra unica speranza di salvezza, siete costretti a fuggire nell'entroterra, tuffandovi tra i vicoli claustrofobici. Improvvisamente vi ritrovate davanti a un'orda di locali che si avventa su di voi. Innumerevoli mani viscide vi afferrano alle braccia e alle gambe. Una volta immobilizzati, venite trascinati per le strade e condotti a un macabro destino. Per tutto il tempo, gli abitanti locali vi fissano con i loro grossi occhi vitrei. Siamo morti. Incredibilmente morti. No, abbiamo fallito. Perché morti abbiamo fallito. Eravamo lì lì per morire. Io ero lì lì per impazzire. Te sei impazzita. Cos'era il tuo impazzito? Mi servivano tutti gli oggetti. Cioè, leggilo. Ti sembra ovvio che ti meriti di avere tutti quei magnifici oggetti. Di sicuro te lo meriti più di chiunque altro. Perché no? Hai lavorato sodo per arrivare dove ti trovi. Non vince la partita normalmente, ma solo se alla fine della partita hai 6 o più oggetti, altrimenti perdi la partita. Ah, quindi in pratica non la potevi vincere. A prescindere, infatti era inconfutabile quando mi hai detto non prenderli, era inconfutabile la discussione. Cioè, come li prendevi così ti cadevano. Esatto, quindi era materialmente impossibile, quindi... Ok. Beh, te hai un combatto veramente di merda. Complimenti. Esattamente. Bene, quindi il gioco l'abbiamo perso. Il gioco l'abbiamo perso. Sta missione, meno male, difficoltà 2. Non siamo mai riusciti a finirlo. Perché no. A un certo punto dovremmo trovare il signore della chiamata. Arrivare laggiù, accendere il faretto che arriva la barca per poi fuggire. Ma sai perché non l'abbiamo fatto? Perché se non ricordo male, di qua si apre tutto un altro pezzo, si trovava da st'altre parti. E noi invece abbiamo girato di qua, non siamo perché usciti da qui, ma siamo usciti da di qua. Quindi abbiamo fatto l'altro giro, abbiamo sbloccato tutta questa parte di qua. Abbiamo sbloccato subito il passaggio segreto, però poi ci siamo fermati perché siamo assaliti. Sì, perché a noi ci piace investigare, cercare le cosine, invece probabilmente questa missione bisogna farla tutta molto di corsa, perché vedi, ancora due ale importanti non le avevamo aperte ancora. Vabbè, serviva le chiavi, ti servono le chiavi. Quindi... Diciamo che di base in due non è un gioco difficile, sicuramente non è facile giocarci in due. È un gioco da fino a quanti giocatori? Da 1 a 5. Cioè, diciamo che avere 5 giocatori, quindi la bellezza di 10 azioni, c'hai una molta più possibilità comunque, per quanto un minimo ti ricalcola tutto in base al numero di giocatori, cioè comunque con 10 azioni la molta più possibilità di esplorare e trovare gli oggetti. In due
Non è che è proprio così così comodo. Anche oh, ciao Matti! In quattro abbiamo collezionato delle grandissime figuracce. Sì, per esempio, questo scenario qui, quando ci abbiamo giocato in quattro la prima volta, eravamo veramente, veramente ad un passo dall'arrivo. No, eravamo rimasti incastrati qui col fuoco. No, abbiamo fatto questa qui, eravamo arrivati su in cima, eravamo all'apertura del campanile, c'era già... Ah, sì. Eravamo quasi arrivati, ci mancava veramente poco. Perché sì, però non avevamo chiamato la barca. Perché cioè tutta sta parte della barca abbiamo scoperta alla fine e siamo morti qui. Se non mi sbaglio, sì, siamo morti proprio qui che ci sei incombato, Dagon. Perché quella volta lì la mappa ci sarà creata all'inverso, quindi questa parte qui c'era uscita di qua e l'avevamo aperta prima. E questa parte qui ce l'avevamo da quest'altro lato, quindi l'avevamo aperta per ultimo. Però eravamo comunque quasi finiti, perché tanto se non... Ora non ci siamo mai arrivati alla fine, ma penso che o sconfiggi il finale o fuggi. Quindi noi comunque eravamo alla fine, infatti c'era il rintocco ogni turno dei giocatori, perché comunque c'era il boss finale che ci aspettava, eravamo pronti per la battaglia, diciamo. Quindi eravamo quasi arrivati in quattro, tutto sommato, ed era la prima partita che facevamo su questo gioco, quindi anche come in due, diciamo che una ne abbiamo vinta forse in due, mi pare. In due? Io sinceramente non ricordo. No, una mi sembra ne abbiamo sì. fatte un po', eh? Abbiamo fatto circa quattro storie. E... Una anche l'abbiamo fatta in due o tre volte, poi... Sempre piacevole però rigiocarle lunga. Perché comunque c'è un buon grado di sfida. Altra cosa bella comunque di questo gioco sicuramente è il fatto che il gioco può essere messo in pausa. Quindi, visto che ci sono storie che durano veramente 2 ore e mezza, 3 ore di base da quello che ti dicono loro, quindi puoi anche arrivarci a giocare anche a 4 ore tranquillamente. Tanto il minutaggio che ti mettono non è mai quello effettivamente, tra una cazzata e l'altra si va sempre oltre. Siamo un po' di sottofondo musicale, esatto. Spettrale, anche se è finito Halloween. Esattamente, con i corvi. E quindi la possibilità di poter mettere in pausa il gioco, quindi lo stoppi, metti via tutto, quando lo andrai a ripartire e riprendere la storia, ti fa riposizionare tutto quanto come l'hai lasciato. E così facendo anche queste storie molto lunghe hai la possibilità di poterle giocare comunque più volte. Sì, certo. Perché se no, sì, cioè se te blocchi, anche perché comunque dura, è un gioco che dura, anche comunque ci stai a pensare che faccio, vado di qua, vado di là, cioè, tiro su, apro un minimo la barra giocata, perché come abbiamo detto, se facciamo tutto, non... Uno, perché molte volte so dei vicoli ciechi, completamente vicoli ciechi. E due, proprio non ci si riesce, guarda ancora quanti segnali vabbè, ci diciamo sono, che ci hanno dato pochi niente. Indizi, mi ricordo quell'altra missione, quella con l'ingresso quello centrale, grosso, quello sì. Grosso, si parte dentro la magione e lì mi ricordo ogni indizio, comunque ogni punto di domanda che andavi a cercare ti dava almeno un paio di indizi. Invece qui un indizio è parecchio tosto. No, in due... qualcuno ne abbiamo trovati, mi ricordo che anche l'altra volta eravamo arrivati a un punto che eravamo carichi di oggetti, non di indizi, di oggetti. Beh, guarda, quanti ce n'ho pure io. Eravamo carichi di oggetti. E quindi, infatti per quello eravamo quasi arrivati alla conclusione. In due sì, si fa un pochetto più di fatica. Sicuramente bisogna anche prendere mano un minimo col gioco, quindi pian piano nel giocarci anche casomai vai a capire qualche meccanismo, meccanica. Beh, secondo che... me è comunque ha un grado di difficoltà abbastanza elevato, diciamo, non è... No, la casa della follia comunque, sì, allora... Tra gli investigativi, secondo me, è quello che ha il grado di difficoltà non è un po' difficile, più alto. Nel senso, è un gioco molto semplice. Cioè, non è complesso. Anche perché c'hai il master come computer. Anche chi si affaccia comunque a giochi da tavolo da non molto, cioè è abbastanza giocabile tutto sommato. Anche poi la cosa brutta è che io guardavo di là
Però dovevo specchiare perché così sembrava che guardavo di qua. Vabbè. Allora la prossima volta. La prossima volta specchio. Specchio. Quindi cioè, il gioco è abbastanza semplice, è tutto scritto, cioè i dadi da lanciare sono 5, molto semplici da capire. I mostri. Vabbè, ma anche. A me amante del lanciare dadi come dadi e dementi, a me piace lanciare 2000 dadi, non avere un tavolo abbastanza grande, sì, per poter lanciare dadi. Sì, qui non c'è per la mappa, però è un gioco tutto sommato semplice, si capisce al volo, è molto intuitivo. La difficoltà sta proprio nell'arrivare alla fine, perché comunque è un gioco ricco di oggetti, ricco di nozioni, ricco di scelte. Certo. Ed è lì la difficoltà, ma il gioco in sé non è difficile. Se vieni di là, abito di là. Se vieni di qua, abito qua. What do you mean for? Chi è? Matti. Che cavolacchio lo stai dicendo? Questo è i vaneggiamenti delle 3:15. Delle 3:15 anche noi dovremmo anche iniziare a chiudere i battenti. Perché... Sì, perché c'è da smontare l'illuminazione, la macchina. Oltre a rimettere a posto la stanza. Oltre a rimettere a posto la per, stanza. Che visto che noi non abbiamo una stanza da poter lasciare di vita, no, per queste cose. Dobbiamo tutte le volte smontare la sala. Ok, Aldo, Giovanni e Giacomo, ok. Aldo, Giovanni e Giacomo, no, io sono ignorante in questo, ragazzi. Sinceramente non lo ricordo neanche io il pezzo. Se vieni di là, abito di là, se vieni di qua, abito di qua. Sì, comunque un po' per me, penso che era un po' per dire, fai una roba dalla parte opposta, esatto, ovviamente. Come esatto. Adesso Gesmati, qua era l'altra parte. È e... ovvio. È un po' un giro tondo. Ma va bene, si fa anche questo, assolutamente. Il gioco è bello, ci è sempre piaciuto, l'ambientazione è fantastica, non ci Beh, vabbè, dire. Tanto Lovecraft, è difficile odiarlo Lovecraft, tanto c'ha quell'horror di follia, di quella componente interessante che... Sì, poi noi non abbiamo fatto vedere all'inizio i personaggi, ma i personaggi sono veramente tanti con due espansioni. Sì, i personaggi sono un bel mazzetto. Ma sto gioco è pieno di puzzilli, cioè ci stanno puzzilli ovunque, destra, di qualsiasi sinistra. Forma. Qui ci sta bellissimo Cthulhu, qui lo chiamano progenie stellare. Esatto, Cthulhu stellare. È la progenie stellare. Me ne sono anche persi. Da quanta roba ancora ci abbiamo dentro la scatola. Ottimo. Eccolo qua. Sono riuscito a trovarmi. Cioè, ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 con quelli che abbiamo utilizzato. E ognuno di loro ha la propria peculiarità, la propria forza, la propria livello di... Che lei è del nuovo, lui è del nuovo. 1, 2, 3, 4. Beh, sì, 5, diciamo 6, che 7, nelle 8. Espansioni ci saranno quelli un po' più power play. Diciamo che più... 8 sono solo i personaggi del gioco di base, 4 con un'espansione. Se vai a prendere anche le altre, quindi anche giocando, anche perché poi in base ai personaggi, comunque un minimo anche lì ti resetta comunque il gioco. Sì. Quindi una volta hai giocato con due personaggi, quella volta, la volta dopo hai giocato con altri, innanzitutto in base a che ognuno ha delle caratteristiche, può essere più facile o più difficile la giocata. Quindi sì, diciamo, anche a livello della stessa storia, noi l'abbiamo giocata a distanza di 2 anni? Sì, più o meno. 1 anno e mezzo sicuro. E comunque per quanto un minimo ce la ricordavamo, però è sempre divertente, siamo riusciti a perderli. Sì, diciamo che sì, per la complessità è vero, siamo riusciti a riperdere di nuovo, però magari qualche sfumatura te la perdi, tipo io mi ricordavo che c'era l'orda che girava intorno che... e questa è una cosa mi ricordavo comunque che c'era la barca, mi ricordavo che... però comunque te lo ricalcola in modo un po' lo stesso concetto del libro game, no? Cioè alla sì. fine te lo rileggi, te lo metti lì e ci rigiochi, e poi c'ha parecchie storie, anche con le espansioni aggiunge storie.
C'è tutta un'espansione sopra una nave da crociera. Ma il bello delle espansioni che cosa fa? Aggiunge storie, aggiunge tessere e aggiunge personaggi. Cioè, è figata la tessera del museo con quindi tutta la parte del museo con lo scheletro. La parte divertente è anche quello, perché in base più espansioni prendi, quindi più tessere mappa hai, più personaggi hai, il gioco in automatico te lo va, ti viene ricalcolato, e così facendo anche la stessa storia comunque può risultare nuova e, per quanto te la ricordi, complessa nell'arrivare alla conclusione. Ok. Perché non è... comunque ti sposta le tessere, ti sposta comunque i personaggi da... o comunque gli oggetti che devi andare a cercare. Quindi non è così facile. Però è bellissimo, sempre bello, in tema Halloween ci stava benissimo. Sì, infatti la cosa della serata Halloween. Se volevamo fare qualcosa di più leggero potevamo fare un Arkham, però... Beh, più leggero da un certo punto di vista, più, diciamo, più veloce. Questo è un po' più per format in live di Twitch, che comunque c'è anche la parte della schermata che è visibile. Sì, sì, la Twitch era perfetta, in tema, vabbè, era bellissimo farci una bella giocata Pandemic, ma in questo momento aspettiamo sì, la season 0. Sì, però Pandemic devi comunque mettere la visione aerea, che comunque è un po' più... cioè, l'abbiamo fatto sì, ma adesso sto parlando in tema nella giornata, ci stava sì, un po' sì, tutto. Sì, magari non è escluso che portiamo un bel Pandemic, ci facciamo un Pandemic, edizione limitata, autografata. No. E... no, aspettiamo, adesso bisogna giocare alla stagione 0. Vabbè, è uscita, anzi esce il 3 novembre, ma già c'è chi ce l'ha. C'era l'anteprima Luca, noi abbiamo scelto di a questi punti, visto che con chi la giochiamo non possiamo giocare, quindi esatto. Abbiamo tergiversato l'acquisto. Aspettando Pandemic 2020. Esatto, sì. Adesso hanno fatto Pandemic sì, negli anni vero. 30, no, negli anni 40, sì, e poi vero. Faranno un 2020. Sì, sicuro che... Che poi non... sarebbe il primo Pandemic 2020, perché è lo scoppio delle quattro pandemie, che poi una si evolve. Sì, dei quattro virus, e poi una si evolve e diventa pandemia, effettivamente. Diventa, quindi, la vera pandemia. Infatti sarebbe stato bellissimo, una giornata di Halloween, nell'anno della pandemia, giocare a Pandemic, era una cosa spettacolare. Beh, no, diciamo che ci giocheremo durante il lockdown. Giocheremo a Pandemic, però quello normale. La faremo la giocata. Poi non so come si vede il tavolo, anzi adesso lo allargo un po', l'immagine del tavolo. Vediamo se magari è fattibile anche. Ci vedo qui a lì. Cosa cerchi? Ti puoi anche alzare? No, ce la faccio. Ce la farò. Boia. E anzitutto. Cioè, si potrebbe anche vedere tutto il tavolino qui. Sì che. Posso parlare pure Oscar. Cioè, sì che. Siamo belli che due faccio. Bene. Va bene, ragazzi. Spero di non avervi annoiato troppo. Abbiamo sproloquiato abbastanza. Abbiamo per sproloquiato oggi. Sproloquiato tantissimo. E sono le 3 di notte. È ora di andare a dormire. Sì. Anche perché mi sveglio tra un paio di ore sicuramente. Quindi io ho bisogno di dormire. Vabbè, devi fare la poppata, è normale. Ma necessito di dormire. In ogni caso. Bene, con questo suono spettrale vi auguriamo a tutti quanti buonanotte. Buonanotte. Buona casa della follia. E probabilmente non potremmo fare, c'ho lo schermo laggiù, non potremmo farla così, perché questa parte qui davanti è tutta sfocata, non si capisce un cavolo. Quindi non lo so, poi la vedremo meglio da vicino. Chi ci scrive? Buonanotte, frate, buonanotte. Ciao buonanotte. Mattia, buonanotte, anche te ancora sveglio, complimenti per l'orario. Quando è che andrai a dormire? Spero tra poco, anche te. La signora, anche lei sveglia, state giocando anche voi? Non ci rispondo. No, diciamo che abbiamo un po' di input lag. Abbiamo un po'. Non è così immediato. Immediato come sembra. Ho troppo paura. Ma di cosa?
esci da quel labirinto. Ma di cosa? Paura di cosa? Cosa ha preso mo adesso? Hai paura della prigione stellare che ti viene a fare con sempre qui da sotto il letto? Io ho sempre paura di tutta l'impostazione di come metto, capito, la ripresa. C'ho sempre paura che non si senta bene il microfono. C'è una voce talmente alta che volendo puoi mettere anche quella della finestra e si sente. Ma comunque poi prende troppa room. Dovrei mettere un qualcosa per asciugare il suono. Ok, voi lo vedete 2 ore, 3 ore a volte. Ah, è troppo paura di questa notte di Halloween. Ma perché? Questo è Halloween, questo non è successo Halloween. Niente, non si fa nemmeno dolcetto scherzetto quest'anno. I rose elefanti. Che paura dovresti avere, Mattia? Mandare via. No. No, non si può. Non si può e... Ragazzi, buonanotte. È il caso. Sì, anche la TV, anche la TV sta andando a dormire. Stand by automatico tra tre minuti. Sì, vai stand by, quindi sì. Spero che si è sentito tutto bene. Spero che si è visto tutto bene. Ma quello? No, è sempre la stessa prima. Ma io so. Però cercare, non è successo nulla. In che senso? Bene, Andrea, vabbè, buonanotte. Vado a dormire. Io vaga a dormire. Cioè, detta proprio così come deve essere. Io vaga a dormire. Guarda quello dalla finestra. Ragazzi, Mattia, non fare così. Tu sai che Paolo è fifone di natura. Cioè, sentiamo un rumore in casa e dico vai a controllare, non ci va. Quindi... Lui fuori dalla finestra, in questo glielo dici così, non lo farà mai. Immaginavo che scherzavi, burlone. Però intanto la FIFA te l'ha presa, fifone. Non so, guarda fuori dalla finestra, in celso. Buonanotte. Beh, tanto sono le tre, siamo rimasti praticamente noi tre. Perché possiamo fare anche una discordata, praticamente. Sì, esatto. Dai. Ciao e buonanotte. Buonanotte a tutti. Rock. Sempre comunque. È un casino andare a staccare. Buonanotte, frate. È un casino andare a staccare tutto quanto. Cioè, vuol dire che mi devo alzare. Intanto inizia col mouse. Esatto. E fai. Buonanotte. Buonanotte. E. Buonanotte.